Buonasera a tutti ragazzi, a tutti, a quelli che sono arrivati finora comunque buonasera. Questa sera siamo tornati qua, ma io vedo per sbaglio i streaming, cioè non sono da solo questa sera, c'è anche un'altra persona con dei capelli abbastanza lunghi, tanto lunghi. Lasciamo presentarsi da sola, dai. Buonasera a tutti ragazzi. Cosa? Non si è... preferito. Ok ragazzi, lei si sta laggando perché sta aggiornando League of Legends, perché si è dimenticata e quindi ti lagga un po' la voce. Vabbè. Oh, c'è Belze che ha scritto ciao. Ciao Belze 666XD. Ok, niente, comunque stasera siamo tornati dopo tantissimo tempo a streamare i ragazzi del team Inferno Esports, che come ben sapete erano in Challenger una volta, poi per una cosa in altra adesso sono Diamond 3, ma comunque molto rispettabile come cosa. E nulla, da oggi in poi tutti i mercoledì ci sarà lo streaming dedicato a League of Legends, castando appunto il team ovviamente Inferno Esports, composto da... Dillo te, Lezzi. Vai, illuminaci. Iniziamo dalla top lane. Vai, tutta tua. Abbiamo Belze. Inf Belze. Inferno, Attack non è più Inf. Vai. Inferno. Inferno. Poi abbiamo. Fa più cattiveria, Inferno tutto in caps. David, dov'è? In che ruolo? Vediamo se è preparata. Vai, poi? Ho preso? Sì, sì, se hai detto support, sì, non l'ho capito perché stai lagghicchiando, però sì, no. Perfetto. Poi abbiamo... come si dice? Koji. Koji, che sarebbe Inferno... E dopo gli chiederò dove esce il suo nome. Minchia, se stai laggando. Comunque sì, si riesce a capire. Vabbè, a quanto sei di percentuale di LOL almeno quello? 2%. Come 2? Vabbè. Ragazzi, il primo game... Ah, ma questo non è il team giusto, perché questo è Platino 1, ho sbagliato. Eccolo, questo qua. No, non è neanche questo. Se è questo. Oh, ok, l'ho preso. Beh, comunque adesso quindi casterò il primo game in solitaria, a quanto pare, perché lei deve finire di aggiornare, ma seguirà dallo streaming e farà il commento tecnico, possiamo dire. Dai, visto che è la prima volta che vieni qua su sto streaming, dici un po' di te, da quanto giochi a LOL, chi sei, non lo so, presentati. Se riuscite a capirmi, su LOL sono Lady Jungler. Sì, questo si è capito. E si capisce anche il ruolo, il mio main role. Sì, tanto Lady Jungler, sei una ragazza, quindi main support, giusto? Funziona così, no? Assolutamente. Confirmed. Ah, sono amante della giungla, diciamo, da quando ho iniziato a giocare a LoL 3 anni fa. E è un ruolo stupendo, ragazzi. Non si miss minion, non hai rivali, non vorresti perdere la lane. E, non e rischi di essere flammato da tutti. Ah, ma vabbè, sì, è l'unico rischio che si copre. Minchia, ci sono dei momenti di lag assurdo. Comunque, vabbè, ti scrivo nella chat che sei main indiana, è vero? No, però me la cavicchio. Diana Jungler, l'ho iniziato a provare tipo 2 giorni fa e è il panico, è troppo forte quel champion. Va bene, comunque dai, ti sei presentata, puoi anche andare, ciao. No. Va bene, adesso i ragazzi dovrebbero essere in Champion Select. Sì, sono ancora in Champion Select. E quindi aspettiamo, come sapete non si può aspettare ancora, bisogna aspettare che entrino in game con i classici 3 minuti delay, analizzeremo i champion che avranno piccato. Intanto chiedo i ban, così iniziamo a farci un'idea. No, comunque dai, da 5, se dopo 10 minuti siamo già arrivati in 30, quindi se manteniamo questo ritmo, tra un'ora saremo 180. Dopo così, a random.
Oh, 42 dal nulla, attenzione! Vabbè, va bene. Grazie a tutti quelli che stanno entrando adesso. Niente, grazie. Adesso aspettiamo che i ragazzi startano e faremo il possibile per intrattenervi. Appena Beze mi scrive Iban. Ok. Karim, Rek'Sai e Sejuani, bisogna vedere. Ok, chi. C'è stato qui. Esatto, chi ha bannato. Mi scrive Karim, Rek'Sai, Sejuani e Evek Kalista. Ok, chi ha bannato quei champion? E comunque i ban sono stati Karim, Rek'Sai e Sejuani da parte di uno dei due team. Adesso ancora mi devi far sapere chi ha bannato cosa. E altra parte hanno bannato Evelynn, Ekko e Kalista. Che ban vuoi commentare? I primi tre o gli ultimi tre? Ultimi tre. Gli Anche ultimi se diciamo i primi tre riguardano molto di più la mia giungla, oppure vuoi fare il contrario? tre. Come ti pare? Io anche sono main jungler, quindi dove vuoi. Allora facciamo, dai, ti lascio gli ultimi tre. Dai, l'onore va a te, cioè sei te l'ospite. Dai, quindi. Vabbè, vado io. Partiamo da Karim. Vai, allora vai te da Ekarim, vado io. Ci decideremo prima o poi? Facciamo pure io. Vai. Innanzitutto possiamo entrare in Spectate. Ah, innanzitutto ti dico che il Team Inferno, dopo aver bannato i champion che ci ha scritto prima, si ritrova ad utilizzare Belze. Top lane con Gnar. Scusate se vedete che inizio a scrivere, ma mi scrivo i nomi delle ultimate perché così mi aiuta a ricordarmele. Beze top lane con Gnar. Zero ha anche detto Lazuriel. Lì la è in giungla con Nidalee. Koji ha anche detto Yun e mid con Ahri. E poi bot lane troviamo il nostro counter con Sivir e il nostro Zavid con Janna. Sì, stavo per dire Jinx, vabbè. Mentre dall'altra parte troviamo la leggendaria Irelia top lane, il leggendario Gragas jungler, il meno leggendario ma abbastanza forte Kog'Maw mid, e poi bot lane Nautilus support, che ormai Nautilus viene praticamente visto solo support, con Jinx come AD carry. Ok, allora dai, partiamo con questi ban. Cosa ne pensi? Allora, che devo dire? Karim è un champion molto pericoloso. Sì. Esatto. Capace di carriarti oppure non fare niente. Cioè, discretamente. Allora, diciamo, alcuni cooldown, ad esempio, a cui mi sembra, ha un cooldown abbastanza lungo. No, che sto a dire, l'acqua. La Q è il tagliaerba, Lesi. La Q, sì, ecco. Dai, quello lì che ti permette anche di scappare. Sì. E ha tanti, cioè dipende comunque, cioè, se c'entra sempre il bersaglio, io metto difficoltà il primo bersaglio. Ci sta. Comunque la roba principale per cui veniva sempre piccato Ekarim era la potenza sovrumana del TP Homeguard. Come sapete tutti, Ekarim fa danno in base alla velocità di movimento che ha in quel momento, e con il TP Homeguard raggiungeva tipo i 1200 di movement speed e si trovava a deletare carry. Comunque andiamo un po' più veloci perché il tempo è finito adesso, inizia il caricamento. Poi Sejuani e Rek'Sai, vabbè, due jungler molto strong. Sejuani ormai non la vedo più giocata. Io giocando su Draft non vedo più giocare Sejuani da tipo 3 mesi perché è permabannata. E Rek'Sai perché comunque può dare molto fastidio con i suoi knock-up e comunque un jungler molto strong anche lei. Poi gli altri tre ban, mi sono dimenticati, sono Evelynn, Ekko e Kalista. Vabbè, Calista. Ekko lo dico io, è broken, punto. Non c'è altro da sapere, è troppo forte quel champion secondo me. Ok, tocca a te. Calista, secondo me, è quasi a livello, se non più broken di Ekko, perché lei non la può fermare assolutamente. Eh sì. Ekko ti può tornare indietro, ma se non la prenderai mai, mai. È un champion troppo sgravo, arriva all'inizio anche avere a seconda di come la bot lane può andare bene o può andare male, però in late, se ha avuto un early difficile, comunque si recupera. Fa dei danni allucinanti anche perché è quasi impossibile riuscire a focussare decentemente. Soprattutto poi riesce a passeggiare tutto bene, Eh sì. saltellando Esatto, all'indietro. quel kiting assurdo È che uno dei quando miei ban più
più Prende ferma a frequenti. Paninga anche, Un attimo, scusate se vedete le impostazioni, ma diminuisco un po' il volume perché è leggermente altino. Ok, invece di Evelyn, comunque io posso dire che la sto provando molto in queste ultime settimane e devo dirvi che c'ha un potenziale assurdo, sia in fase di early game, grazie ai lane gank, comunque ai gank da invisibile, grazie alla passiva, sia late game che con una ulti su 5 persone si scuda di ben 1500 HP. E poi è dotata di danni base abbastanza elevati. Per poter comunque nella parte di nella fase di gank nel mid game riuscire comunque ad avere abbastanza danni per zonare e uccidere un carry in uno contro uno. Se si doggiano le spell ovviamente grazie alla W. Come stai messa percentuale tu leggi? Evelyn aveva 3%. Bello buggato mi Io dicono guarda. sto. Questo aggiornamento. Io Comunque, adoro prova a veramente. disconnetterti e switchare l'audio su Skype, forse ti lagga un pochino meno. No, no, se le. Comunque, cioè, vediamo un tentativo di invade da parte di Belze, e Irelia gli fa subito capire che deve andarsene via dalla giungla. E nulla, niente di fatto, adesso mi si è. Cosa sta succedendo? Per sbaglio ho cliccato qualche tasto e ho comandato tutto a rallentatore. Aiuto! Cosa ho cliccato? Cosa ho cliccato? Ok. Scusate ragazzi, per sbaglio mi ho scliccato. Stavo andando tutto a rallentatore e ero entrato nel panico. Dicevo, oh mio Dio, cosa sta succedendo? Ok, comunque ragazzi, cioè, dedichiamo un attimo di tempo a questa cosa epica. Cioè, guardate i pool party minions come vanno fieri verso la loro lane. Mamma mia. Comunque vediamo swap lane effettuato da parte del team Inferno, dove Zavid e Counter si ritrovano in top lane a fronteggiare questa Irelia, che invece sembra intenzionata a farmare in giungla assieme al proprio jungler, come sta facendo Belze con mamma mia, non riesco a parlare stasera, scusate, come sta facendo Belze con Zero. Adesso vediamo come intanto invade al blue buff da parte del team Inferno, costretti a beccare. Forse neanche se ne sono accorti. Sì, se ne sono accorti, ma hanno deciso che a sto punto era meglio lasciarli e andare subito al red buff. Perché in 3 contro 2 non avrebbero avuto possibilità di steal. Come stavo dicendo prima, Koji o Yun, non so mai come chiamarlo. Se Koji o Yun, boh, lo chiamerò Koji per abitudine. Sta sfruttando il fatto di Kog'Maw AP che non è molto forte nella fase di lane, visto che comunque la stragrande maggioranza dei danni viene dalla ultimate e dallo scaling AP, non dai danni base. Quindi sta cercando di far valere la sua laning phase. E intanto per tradare il blue buff, giustamente vanno a stilare quello del team Inferno. Adesso una partenza molto tranquilla, più che altro speculare. Vediamo che entrambi le lane, entrambe le bot lane si ritrovano da sole a farmare e entrambi i jungler stanno farmando appunto con. Entrambi i top laner, scusate, stanno farmando col proprio jungler. Cosa vuoi dire di questo start se la stai seguendo dallo streaming? Rischiosa in base se non si è in 5. Intanto Charm di Koji è andata a perfezione, ma sta arrivando tutto il team avversario, ma il team Inferno lì è pronto a reagire. Belze sta per trasformare, va a connettere lo stun su Nautilus che va a morire, il flash per uscire dal teamfight da parte di Belze. E Zero e Koji si ritrovano a fightare la spear missata di pochissimo, peccato. Poi lo Sharp a max range perfetto su Irelia, che è costretta a flashare via e utilizzare proprio Q. Zero un po' troppo aggressivo in questo frangente, viene stunnato sotto torre e Irelia riesce a tradare la kill, bellissima l'azione da parte del team Inferno, che però non è riuscito. Zero non è riuscito a dare la Q prima di essere stunnato da Irelia. E nulla di fatto, una kill per uno. Comunque, buonissima la rotazione del team Inferno, dove ha visto Koji andare aggressivo su Kog'Maw e essere punito dal gank del team avversario. Ma Koji, sì, scusate, Zero e Belze erano subito pronti a reagire. First Blood per il team Inferno, ma. First Blood è andata appunto a zero, ma doppio buff per Kog'Maw, che questo potrebbe essere un problema. Intanto Irelia va super aggressiva su Sivir, che riesce comunque con l'aiuto di Janna a parare un po' i danni. Koji costretto a flashare sotto questo gank di Nautilus Support, che sta facendo tutto tranne che supportare il suo ADC. Però sta supportando il resto del team. Come ricordiamo, il ruolo del support non è solo supportare il proprio ADC, ma supportare il team in sé per sé. Che ha lasciato tanto Gnar dice pre-6, non è che possa tentare un hard engage su una Jinx perché non avrebbe modo di farlo e quindi la lascia un po' più da sola perché sa che potrà comunque farmare in tranquillità. E
invece la nostra È bot bello lane. vedere che Saffret gira il solare per la mappa. Eh sì, è sempre bello. Comunque, questo è un sinonimo di confidenza con il proprio ADC che sa di poterlo lasciare da solo. Per comunque ha appunto confidenza. Intanto, vediamo invece come la bot lane inferno sta cercando di zonare il più possibile dal farm. Irelia va super aggressiva su Counter che non riesce a spercidare lo slow. Continua il chase, ha partito l'exhaust, il flash body slam da parte di Gragas che va a connettere su counter, consente di utilizzare l'heal, è consente anche ad utilizzare il flash, intanto arriva una spear dal backside da parte di Zero che va a connettere tutti i danni su Gragas che non ha il flash a disposizione per aver usato dopo il body slam, chi da parte di Zavir, adesso ha partito il chase su Irelia che non dovrebbe aver flash a sua disposizione, infatti non lo ha, vediamo se Zero cercherà, no, non commette lo stesso errore di prima di andare a tankarsi quell'hit dalla torre. Quindi kill da parte del team Inferno, ottima rotazione. Da parte di Zero che è stato prontissimo a reagire al gank effettuato da parte di Kragas. Ragaz, tra parentesi, uno dei jungler più forti al momento. Eh sì, eh. Con più utility. Capace veramente di mettere in difficoltà di ingaggiare un fight oppure disingaggiare in una maniera proprio da staccarsi i capelli a Sì, volte. perché ha la ulti che come poche possono essere utilizzate sia per hard engage sia per disengage, perché pullare un champion, un carry avversario dentro il proprio team è hard ingaggiare, invece quando non c'è da scappare butti via la ultimate e è come un marrone kick di Lee Sin, non si può far molto. Intanto nella chat fanno Blu maggiore di Cavanoven, sta il buonissimo. delirio. Intanto vediamo Koji che è costretto ad utilizzare il proprio Spirit Rush per scappare dalle grinfie di Nautilus. E adesso arriva anche Zera a supportare il proprio mid laner e a pushare questa wave in due. Ma guardate i danni che inizia a fare Kog'Maw, dotato di una Tear of Godness. In pratica non ha item AP, ma comunque ha danni base abbastanza alti, maxando la W ovviamente. Tanto counter Come finirà lo sfruttamento? non lo so, adesso vedremo. Guardate, ecco, adesso è arrivato il momento in cui Kog'Maw può iniziare a spammare missili dalla sua Living Artillery. Tanto arriva un Super Mega Death Rocket in bot lane per cercare di lassitare e rimane veramente low Koji costretto a cercare di dodgeare tutti gli spell. L'ultima Living Artillery non arriva e Koji riesce a salvarsi anche grazie al recupero degli HP. Dalla sua Q, dalla passiva. Ma ho visto subito partire quella ultimate di Jinx che è andata a hittare Koji e secondo me ha avuto abbastanza paura in quel momento perché un colpo di artiglieria in più da parte di Kog'Maw ci sarebbe rimasto secco. Tanto vedete come la bot lane Team Inferno sta riuscendo a tenere a bada Irelia, come a cercare zonandola dal farm anche quando è sotto torre, infatti vedete il vantaggio che ha Sivir nei confronti di Irelia, però anche questa Jinx ci sta riuscendo un po' meno bene, ma comunque efficacemente con Benze, che va a doggiare il grab di Nautilus con l'utilizzo del suo saltello, possiamo chiamarlo, sabbia da sommare, Gnar su Nautilus che si sta attaccando da torre, costretto a flashare, peccato per Benze che non ha potuto continuare il chase su Nautilus per la presenza delle trappoline di Jinx, ma bellissimo questo Gnar sotto torre quando erano finiti i minion. E un altro blue buff stilato da parte del team Inferno. Oh, ecco perché la giungla è stupenda. La Puoi fare parte quello che vuoi. migliore veramente è per jungle. Io da main jungler posso dire che la parte migliore del jungler è quando vai a gankare una lane e non riesci a fare la kill e stili quei 4-5 minion e te ne vai come se nulla fosse. Io cerco sempre almeno di tenere ward pulita la parte di aver vicino a blu e ward sempre wardata. Ci sono partite in cui si riesce anche a stilare tutto il tempo dell'avversario, incredibile, Eh sì, stupendo. veramente. E anche se ti Recentemente. flama finché non ganchi. Sì, tu non ganki, però fai quello che vuoi. Alla fine muti le persone e ti fai i tuoi affari. Comunque, sì, come diceva la chat, un Kog'Maw senza blu.
È veramente duro perché in un fight 4 colpi di artiglieria potrebbe essere senza mana, quindi. Comunque, drago chiamato da parte del team inferno prima dei 10 minuti. I nemici non hanno vision né della pit né delle vicinanze, quindi credo che questo drago sarà assicurato senza nessun problema, nonostante il not the best smite con il Drake che rimane con ben 4 HP, però non c'era assolutamente rischio di steal. Anzi, i nemici probabilmente se ne sono accorti solamente grazie al rumore, diciamo, che fa il drago quando viene astittato. Fattimissimo il drago così presto. Sì, un Drake prima di 10 minuti è sempre una buona cosa. Adesso Irelia vorrebbe andare aggressiva, ma non riesce a resettare la propria Q sul Minion che è rimasto con mezzo HP, credo. Te come va l'aggiornamento? 7%. Ragazzi, donate 1 euro per una nuova connessione alla nostra Lezzi che mi scrisse La un quarto d'ora prima delle 9 dicendo: ok, ho startato da 3 minuti ancora 0%. Intanto Gragas vorrebbe gankare Belze, ma faila il body slam attraverso il muro. Ultimi di Irelia che solamente per zonare. Intanto counter che cerca di baitare il grab in auto, però missa il grab e quindi Zero non può farlo. Intanto lo charm preso in seguito allo spirit rush con Gamora costretto a flashare. Sembra voler continuare ad andare aggressivo. Il flash spirit rush con la terza carica, parte anche l'ignite. E così riesce a portare a casa la kill. Ancora metà vita a sua disposizione. La passiva di Kog'Maw non può nulla, non ha così tanti danni. Tradata la kill uno contro uno da parte di Koji. La bot lane insieme al nostro Zero, che ricordiamo, Zero sarebbe Dottor Lazuriel per chi magari lo conoscesse per i suoi streaming che ogni tanto faceva. E adesso è il jungler del team Inferno, che sono andati a prendere la torretta bot. Tanto Zero che va con Nether una spear max range su Gragas. Gragas costretto a usare i body slam in maniera difensiva. E anche torre mid, ottima rotazione da parte del team Inferno. A prendersi una kill mid con Koji, la bot lane insieme al jungler si è presa la torre bot, ha ruotato mid, ha preso anche la torre mid, adesso il gap di gold per essere di 4K comunque a 12 minuti è abbastanza non troppo elevato, però neanche troppo misero. Dalla chat scrivono: secondo me è una ragazza fake. Sta Jungler di solito impazzendo, vanno sì. solo un po'. È la stessa cosa che ho detto io. Lazy Jungler, se è una ragazza, main support. Invece mi ha detto di no, me l'ha assicurato. E ho detto: va bene, ti credo. Ragazzi, non tutte le ragazze menano support. C'è anche chi non gioca a LOL. Non tutte le ciambelle non hanno quel buco. Esatto. No, vabbè, ragazzi, io lo prendo per scherzare. Magari c'è gente che la pensa veramente così, vero? Ragazza main support. Invece. Ho avuto modo di constatare che non ci sono solo ragazze main support, perché lei mena giungla, c'è un'altra mia amica che addirittura mena top lane. Cioè, il panico. Comunque adesso attenzione, Koji si ritrova a farmare bot, il bait da parte del team avversario che vanno a body slammare, fino a cappare col death charge in Nautilus, nulla di fatto per Koji che nonostante l'utilizzo della sua carica dello Spirit Rush, subisce troppi CC da parte del team avversario. Se non sbaglio è stato usato anche l'Explosive Cask, sì, infatti è così. Tre ultimate per un Koji. Ovvio, in questa fase del game le ultimate non sono così importanti quanto in un teamfight, perché comunque sono fight molto meno frequenti, però tre ultimate per buttare giù il nostro Koji. La mia ragazza ideale sarebbe un top laner come Ace Foss. Sì, ragazzi, QT Zarok, Trust è il sub di Countershock, se non vado errando. Sì, è il nostro sub di carry. Sì, non vorrei dire una stronzata, però mi sembra sia così. Adesso io da un po' che non sono mai in Dafk, da tipo una settimanella per varie cose. E intanto Gianna tenta uno steal, lo steal da parte. No, non arriva la spear. La spear dello steal. Intanto Counter va aggressivissimo su Nautilus, che insieme all'aiuto di Zero riesce a portare a casa Kim. Intanto Belze si trova ad affrontare un Irelia in uno contro uno, costretto a flashare. Non parte di chase da parte di team avversario. Belze non vuole recollare perché ha metà Fury per Mega Gnar. Zavid non riesce a schivare il poke da parte del Living Artillery di Kog'Maw, ma viene curato da Zero. E come potete vedere, una semplice cura ha ridato bene un quarto degli HP. Una cura di Nidalee ha ridato bene un quarto degli HP a Zavid.
Che team gioca blu? Cosa? In che team gioca blu? Chiedono intanto. Aspetta, scusa, c'è intanto un engage da parte di Relia, seguito al Super Mega Electro Rocket, e il povero Koji non può nulla neanche adesso, visto l'enorme presenza di CC da parte del team avversario. Intanto il team avversario prenderà sicuramente la prima torre mid. Intanto Flash Bolisem seguito dall'Explosive Cast per andare a buttare Countershock in mezzo al proprio team per Gragas. Se ci riescono, Zavid costretto a beccare sotto i colpi di missili di Jinx e Livy Artillery, double kill per Jinx. E qui c'è un 3-0 da parte del team avversario che ribalta la situazione. Intanto TP di Belze, che non va solamente a difendere la torre, non aveva la Fury pronta. Cos'è che dicevi? Scusa, chi è la cosa? Chiedevano in chat in che team giocasse blu, Ma visto chi è che blu? C'è un ne posto so. libero agli LCS, la controfigura di Shox potrebbe farla lei. Ma si sente, non so chi sia blu. Scusate l'ignoranza, ma non so chi sia blu. Andiamo come Belze. Finisca appena adesso la Fury con il Drake live. Quindi vediamo se il Team Inferno aspetterà un attimino, magari che Belza abbia la Fury pronta per rifightare un'altra volta. Cosa che probabilmente succederà, perché adesso i danni di Jinx iniziano a non essere indifferenti, visto che ha chiuso un Infinity. Nonostante fosse in difficoltà, quelle due kill nel fight precedente hanno fatto la differenza. Intanto guardate come Kog'Maw, con una semplice rotation di skill di Q. Di sì, QWR abbia tolto più di metà degli HP a disposizione di Zero. Che Zero sta tirando delle spear veramente al millimetro. Il problema è che quel millimetro gli manca sempre. Peccato. Rest in papins. Il suo nome è da sapere ad ogni cosa. Sì. Mary Poppins, resti in pace. Qualsiasi cosa. Tranquilli ragazzi, che qualsiasi cosa scrivete in chat storpiando il mio nome, ci sarà qualcuno che l'ha già fatto precedentemente. E si scatenò la guerra nei commenti. Comunque, Drago starà da parte dell'inferno. Il Trinket blu che va a spottare, costretti a beccare per paura di un hard engage. Vediamo chi si assicura il Drake. Lo riesce a assicurare Jinx, ma intanto Nautilus cade sotto i danni in solitaria di Koji, che va ad uccidersi anche Irelia grazie all'aiuto del resto del team. Zero riesce, non riesce, scusate, a entrare la spear, sempre per quel pochissimo che manca, però Drago assicurato da parte del team avversario, due kill per il team Inferno. Diciamo che un Drake per due kill poteva andare meglio, però non è proprio così male, visto che si ritrovano sempre con quei 3000 gold di vantaggio stabili. Sei il nipote di Enrico Papi. Questa non me la mette, Enrico Papins sì. Bronze Papins, vabbè. Tutti siamo un po' bronze inside. Intanto guardate come i danni di una ultimate di Kog'Maw siano paragonabili ai danni di una spear di Nidalee a max range. Minchia. Tanto rotation top da parte del team Inferno, che vuole andare a cercare di acquisire questa torre, ma il body slam, scusate, il barile di Gragas va a smezzare il minion per lasciare usare Irelia 4Q consecutive per depushare tutta la wave. Zio Papin Throne. Tutta la notte coca e minion. Cosa c'entra? Ah, Enrico Pappons con il cash. No, ragazzi, per chi segue lo streaming di due miei carissimi amici di Latte Paperelle, Luke e Cele, è nato il tutta la notte skate e mignotte, perché gli ho dato buca parecchie volte inconsciamente per andare in skate. E nulla, dopo questa piccola parentesi, torniamo al game dove c'è stato un riposizionamento da parte di entrambe le squadre. Da notare come entrambi i team vogliono wardare deep nella giungla avversaria. Infatti, potete vedere il team blu, il team avversario, ha ben due ward nella bot side della giungla del team inferno e una nella top side. E a viceversa, sempre anche il team Inferno ha due war nella top side e una nella bot side. Comunque, nessuno dei due team sembra voglia tirarsi indietro. Nessuno vuole dire sì, tu fai la partita e noi sfruttiamo i tuoi errori. Si affrontano a viso aperto. Mamma mia, Comunque. mi sento.
Ma state che mi stanno a dare in chat. Vabbè, ma, guarda che era un Scherzo. completo, ti devo far pratica a castare perché domani l'anno prossimo tutti ti vogliono gli LCS. Intanto Irelia che va, cioè trade con Benze che kaita molto bene questi Irelia, addirittura la Fury sta per arrivare, va aggressivo, Irelia lo stun, Benze se continua il chase non riesce a sloware di masso e quindi nulla di fatto, adesso Benze si ritrova a farmare, Gragas si propinqua a gankare top, il Gnar sul muro che riesce a stunnare ma la tenacity di Irelia come sappiamo è abbastanza elevata, infatti stunna per brevissimo tempo. E adesso Benze si trova in una brutta situazione. Il body slam doggiato. L'explosive cask che, grazie al flash, doggiano anche il Grabinatus. Poi, però, arriva la ultimate. Arriva il depth charge. E non ha di fatto. Benze si è ritrovato un muro. Ovvero chiamato anche Gragas. Doggiando il body slam con la sua, col suo saltello. Doggiando l'explosive cask, flashando. Però, e doggiandosi il grab di Nautilus. Poi, però, come sapete, la ulti di Nautilus. Ancora non ho imparato come si fa a doggiarla. Però, Lezzi forse ce lo può spiegare. Flashando 2 o 3 volte. 2 o 3 volte, ma sul posto, vero? Esattamente. Perfetto. Sullo stesso profilo. Ma perché adesso è uscito fuori che io conosco bene Andrea Di Pre? Ma no! Non è vero! Non mettete in giro queste voci che dopo la gente ci crede. Beh, comunque, niente, tornando al game. Dopo quel fight top lane dove abbiamo visto il caro Belze venire massacrato da varie ultimate non riuscendo a scappare. Adesso il team si sta ripositando, Jinx va a depushare la bot che era in push a favore dell'inferno. Comunque il vantaggio di gold è praticamente irrisorio perché 2000 gold a 22 minuti significa semplicemente che l'ADC ha una BF, un membro ha una BF in più rispetto all'altro team. Infatti se switchiamo un attimo qua guardiamo i gold, vediamo come i gold di differenza tra Gnar e Irelia siano 200, no di meno, ne ha circa un centinaio, e poi sono 1000 gold in più per 0 rispetto a Gragas, 200 gold in meno di Koji rispetto a Kog'Maw, 300 gold in meno da parte di Counter su Jinx. E poi c'è il nostro support che si trova ad avere 1400 gold in più rispetto al diretto avversario. Comunque, come potete Aspetta, vedere, il come vantaggio è concentrato su Zero e Zavid. E nessuno dei membri è svantaggio se non quei 300 gold di Koji, ma nulla di che. Intanto vediamo Zero come si prepara dietro al muro che vorrà spiarare qualcuno. Vediamo chi andrà a hittare, nessuno. E guardate comunque come si uscita il flash grab che attraversa addirittura il muro. Questo grab di Nautilus, super mega death rocket sprecato perché la kill era già stata assicurata dall'autore dell'engage. Ma 7-6 come parziale kill, 2-3 3-2 per il team inferno per quanto riguarda le torri. Ma hanno tradato questa kill per la seconda torre mid. Diciamo che non è male. Intanto Benze si ritrova a fronteggiare Irelia, aiutando anche la counter che comunque con un critico toglie tantissimi HP a questi Irelia che ancora non è data di item che forniscono armatura. Intanto vediamo Benze che continua a kaitare con il suo boomerang. Come sappiamo, riprendendo il boomerang si ha un cooldown di circa 2 secondi quando si è maxata. E Drake sta per spawnare, vediamo i primi ping da parte del team avversario. Belze volendo ATP a sua disposizione per poter andare, adesso però zero in base, forse questo è un piccolo errore da parte di zero che nonostante avendo molta vita e mana a disposizione è andato in base al momento del respawn del Drake, e nonostante il team inferno aveva il timer se non erro. Lasu fatter goccione, Lasu era il main skill shotter. Papins cantaci una canzone? No. Dai, vogliamo sentire tutti. No, no, no. Non auguro a nessuno di sentirmi cantare. Dai, No, 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 per cantarci la vecchia storia. no, no. No, 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 non posso. Dopo bannano streaming per qualcosa tipo uccisione di persone solo per mezzi acustici. Ah, ragazzi, di chiedere a me di cantare è come chiedere, non lo so, boh. Vabbè, inventatevi un paragone stupido. Non lo so, chiedere a me di cantare è come chiedere a una donna di A guidare pezzi una di essere Ferrari. A serio? Belze di? Essere serio? Ah, anche sì, Belze di essere serio, una donna che guida una Ferrari, sì, più o meno il concetto è quello. Come si direbbe Stavo per vada? dire no, no.
possono anche essere, perché se non mi devo fare dopo. Mi è tornato in mente un video che ho visto di una ragazza che ha preso in mano una delle macchine del fidanzato, fa 2 metri e striscia su tutte e due i lati le macchine Ecco, parcheggiate. dopo chiedi perché se c'è un ragazzo e una ragazza in macchina guida sempre il ragazzo. Vabbè, comunque abbiamo visto un tentativo di Blue Steel da parte del Team Inferno, non riuscito questa volta, quindi Kog'Maw si ritrova un'altra volta ad avere il blue buff a propria disposizione. Scusate se la telecamera si è bloccata, ma ho chiuso un cosino di Skype e è esploso tutto. Comunque, sto Gragas è proprio maleducato, ogni volta che switcha la telecamera su di lui è rotta. Cioè, non si fanno queste cose estreme col Gragas. Dai. Avvisa i ragazzi di scriverglielo. Esatto. Adesso dico, Belze, scrivi a Gragas che non si fanno queste cose. Comunque, dopo questi 2-3 minuti abbondanti di stallo, vediamo come il game potrà subire una svolta. Dato Zavid pulisce giustamente tutto il lato Baron, visto che adesso il drago è stato fatto circa 2 minuti fa, se non vado errando, e non spawnerà per altri, quindi di conseguenza 4 minuti. Blue buff preso da 0, si vede che Koji non ne aveva bisogno. Red buff ovviamente preso da counter per kaitare e crittare pure di più, perché il red buff dà il 10% di critico su Sivir, per chi non lo sapesse, però solo su Sivir. È come chiedere all'Azurian di prendere una spear, dato l'hard engage da parte di Gragas, che tira un explosive casca random cercando di portare Zero in mezzo a team. Non ce la fa. Comunque Zero si è fatto prendere un po' di position, ma è andato a flashare un po' in maniera non consona, ma è stato ripagato perché è riuscito a guadagnare tempo. Intanto Koji aggressivissimo su questa Jinx, costretta a utilizzare Yal, non a flashare, ma niente di fatto, nulla di fatto per questa Jinx, perché non sapevo se dire nulla di fatto per Jinx o kill da parte di Miferno, quindi ho fatto nulla di fatto per qualcosa. Comunque kill assicurata da Benze, che era arrivata al momento giusto per lastittare la kill dopo tutto lo sporco lavoro di Koji. E qui ci sta un report Benze K, è stato Benze per la sommare. Zero subisce dei danni abnormi da parte di questo Kog'Maw mid, e anche Benze non sembra riceverne pochi. L'ultimo Living Artillery che va a connettere, 2 per 1 in questo momento, in questo fight 4 contro 5, possiamo dire. Il Team Inferno si è trovato molto splittato, con Counter e Koji che pushavano la mid, mentre Zero e Belze che invece si sono ritrovati al di là della torre, dietro le linee nemiche, sono stati meltati da questo Kog'Maw che fa dei danni imbarazzanti. E c'è una call del Baron, mi sembra, da parte del team avversario. Sì, può darsi. No, non Quanto è un capisco sono giocatore vista. tedesco l'Azuriel, ma Dio buono. Basta trollarla via. Ma chi è l'Azuriel? È un giocatore tedesco? No, ragazzi, l'Azuriel è italiano. Comunque sì, Baron chiamata, adesso vediamo. Zavid va a sputare di avversario con Homeworld, prepara il tornado per poter tirare, arriva anche il TP, vediamo, Koji va dentro, no, ancora il Baron è ancora vivo, Koji riesce a uccidere qualcuno, il Baron viene assicurato da Gragas perché Zero non era ancora arrivato, vediamo se riesce comunque a prendere una revenge kill, sì, lo fa, Jinx è lì costretta a flashare via, guardate Kog'Maw che danni, non smetterò mai di dirlo, e prende ben 2 spear consecutive il nostro Zero, incredibile! Adesso è apparito il chase su quella Jinx che aveva già flashato, il Super Mega Death Rock è tankato perfettamente a Zavid. Adesso vediamo cosa ci dà il Team Inferno in questa call rischiosa da parte del team avversario, che è andato ad assicurarsi il Baron, ma ha perso ben 3 membri su 5 a disposizione. Zavid va a utilizzare il suo Monsoon per curare tutti i membri lì presenti, per continuare ad assaltare questa torre con col poke di Nidalee, visto che Kog'Maw è morto, vogliono sfruttare questo momento. Adesso infatti vediamo come Counter però viene hard ingaggiato, perché si trova troppo deep per pushare questa torre, non è riuscito a specificare il grab di Nautilus e si è ritrovato a essere meltato da parte dei danni di Jinx e anche di questi Irelia, che ne fa veramente tanti anche come con solo una Trinity Force in dotazione. Minchia, che Come mai fight! Belze è bersaglio di questi tanti scherzi e joke? Sinceramente non lo so, però Belze è unlucky. Ci sono stranamente Team Inferno, no, Dix Damage. Adesso c'è, prima, come se lo sapevi, prima c'era sia il team italiano che il team europeo. E il team europeo però si è sciolto in seguito a vicissitudini. Adesso c'è il team italiano, che sono questi 5 ragazzi che non sono, cioè sono tutti ragazzi italiani, appunto. Come stanno messi a Minion? Questa partita ormai è irrilevante, però.
C'è dato una Guardate, scata. un break effettuato da parte di un avversario. Questo è il terzo che si assicura il team avversario, che nonostante abbia lo svantaggio di 3000 gold, che al 30° minuto sono pochi, però si trova con due draghi di vantaggio a minion. Irelia è sotto di 20 rispetto a Gnar, quindi Gnar è sopra, Belze è sopra di 20, Koji è sopra di 10, Sivir è sotto, Counter è sotto di 40 però. Incazzoro. Ho superato questo danno. Cosa? Non ti ho capito. Hanno detto cantaci una canzone, Papi Scassoro. Intanto, depth charge da parte di Nautilus effettuato su Koji, che va ad oggiare tutto. Gian, il nostro David cerca di scappare. Spell Shield perfetto che va ad evitare i gravi Nautilus, ma David ci ha lasciato. Come dicevo, Nautilus è andato ad ultimare, ad usare il proprio depth charge su Koji, che per essere salvato. Zavid, per salvare Koji, scusate, ha dovuto utilizzare il proprio monsoon per zonare tutti da Koji. Si è detto Koji 4 volte in questo fight, scusate, ogni tanto mi perdo le parole. Comunque, Zavid, per andare a zonare il team avversario da Koji, che era stato ultimato da targetato dall'ultimate di Nautilus, si è ritrovato in mezzo ai danni di tutto il team nemico. Io intanto sto al 18%. Oh my god, dopo 31 minuti al 18%, che No, cosa? è un'ora che sto Ma giocando. perché? Cioè, io l'ho fatto, ci ho messo 10 minuti oggi a farlo, ma nemmeno, Ok, proprio ma nemmeno. perché io sono sfigata. Nella zona dove abito la connessione massima arriva a 2-3 mega. Quindi ragazzi, non Massimo. più una colletta per cambiare connessione, ma una colletta per far cambiare zona di abitazione adesso. E per arrivare la fibra a casa mia. Adesso intanto sto zitto, ma sto seguendo 7 cose contemporaneamente. Erano i print di Facebook da parte dei miei manager. Infatti adesso muterò i miei manager, cioè da parte dei datori di streaming, possiamo dire. Adesso muto un attimo l'audio. Ok, ci siamo. Papi, ci gridi in musica. Quello potrei farlo al raggiungimento dei 100 viewer. Io ve lo prometto, se raggiungiamo i 100 viewer, quando avrete la webcam urlerò Monica. Prima eravamo a 95. Lo so, però io ho detto 100. Adesso faccio come fanno gli youtuber con io voglio per il prossimo episodio 10.000 like per fare un video. Ok, io voglio farei 100 viewer per fare un Monica. Raga, se si mette male addosso il game NP, grazie, introdub. E adesso Belze ricominciano un po' a tradare dopo questi tipo 3 minuti di pausa. Belze e Koji si ritrovano a tradare con questi Irelia, che non può far nulla se non apportare un po' i danni. Intanto counter che spell shield l'explosive casco. I danni non sono abbastanza perché la Q il boomerang di Sivir missa. Adesso arriva anche il TP di Belze, che provate a dare il flash spear contro flashato da parte di Jinx. Arriva il flash Gnar sulla bottlane avversaria con i danni che non sembrano essere abbastanza per uccidere questa Jinx, solo di Belze. E infatti Belze cade, però cade anche Nautilus. E Zero riesce a schivare lo zap della morte, ma non le venga ma i danni non sono abbastanza. Poi arriva counter, flash boomerang aggressivissimo, 4 membri a terra, Kog'Maw zoniato, beccato la spear di Zero, ace per il team Inferno, 5 per 1. Adesso credo che con... No, scusate, 5 per 1 no, perché Irelia comunque era morta nella fase bot del fight e Gragas era morta abbastanza prima. Comunque, sì, Ace è uscito fuori, quindi Ace. A quanto il prossimo drago? Prossimo drag tra 1 minuto e 30. Adesso sì, c'è la classica fase di stallo dopo il fight, inibitore preso, si va a depushare eventuali lane, assicurarsi eventuali buff, wardare eventuali zone della giungla, tutte cose eventuali. Il problema è che il drago spawna tra 1 minuto e il baron tra 1 minuto e 10, scusa, il baron tra 20 secondi.
Il team Inferno ha, dovrebbe avere il timer del Baron, lo ha sicuramente, il timer del Drake l'avranno preso sicuramente, quindi vediamo cosa decideranno di fare in questo momento, che hanno visto che in un eventuale fight possono essere, non possono essere, sono comunque in vantaggio per quanto riguarda la itemizzazione, ecco. Speriamo la situazione non si ribalti, in quanto hanno molti più tank e CC, squadra blu. Sì, il team blu è dotato di, come dicevi prima, Gragas che può fare quello che vuole con le sue spell, ingaggiare, disingaggiare, zonare, far tutto. Nautilus che comunque con il depth charge può costringere un membro, il targettato, diciamo, a o scappare o ritrovarsi in mezzo al fight knockappato e stunnato, che non conviene. E poi c'è Rella che comunque è una macchina da stun, perché la E dovrebbe avere un cooldown di 6-7 secondi se non sbaglio late game, che quindi vuol dire che in un fight può suonare tranquillamente 3 volte se becca il target giusto. Però dall'altra parte abbiamo comunque il pick per eccellenza contro gli hard engage, che è Janna. Comunque con un monsoon può buttare chiunque via e impedire tutti gli hard engage possibili. E anche Bezekon potrebbe usare il Gnar anche in maniera difensiva, non scordiamocelo. Tanto ultimi, on the hunt da Parasiri per scappare da questo hard engage, visto che Koji si trovava a pushare la mid. Beze è in mezzo ai danni del team avversario, non ha il mega Gnar a disposizione, ma riesce comunque a salvarsi da questa aggressività. Koji va forse un po' troppo deep nella backline per cercare qualche danno. Beze sta recuperando più piano la Fury, ma guardate come le cure di Zero sono elevatissime. Koji si trova di nuovo a scappare, nonostante l'Ender Shard viene grabbata da Nautilus. I danni sono abbastanza per uccidere Gragas con il globino di ritorno, diciamo. Scusate ragazzi, ma non mi ricordo come si chiama la Curiari. Comunque uno per uno, ma il Jungler è morto del team blu, e quindi il team Inferno potrebbe tentare un Baron, anche perché Nautilus anche è molto low e Zero ha tantissime cure a propria disposizione. Intanto Irelia va a wardare, il team Inferno decide di stoppare questo drago. Benz si sta per trasformare, il masso non va a rallentare e beccare nessuno. Ricordiamo che Benz dovrebbe ancora Gnar, doveva ancora avere Gnar sia della sua disposizione, esatto. E Zavid invece ha ancora il Monsoon. Ok, mi sa che hanno finito, perché Benzi mi ha scritto pausa che Koji c'è in un secondo, quindi mi sa che questo game sta per volgere al Ah, termine. lo spoiler. Lo spoiler che arriva da parte di Benzi, bu bu bu, Monsoon da parte di Zavid effettuato per curare tutti i membri, costretto un'altra volta a disingaggiare il Baron. Zavid viene hard ingaggiato e viene mentato da questa Jinx, che con un basic gli avrà tolto sì e no 700 HP. E adesso vediamo come in 3 minuti potrebbe essere finito questo game. Vediamo anche, sarebbe interessante vedere se è finito in favore dell'Inferno oppure abbiamo visto una sconfitta, perché adesso c'è il team avversario che sta provando il Baron. Vediamo se Zero tenterà uno steal, si butta dentro, non riesce a stilarlo. L'engage da parte del team Inferno con Koji che va a meltare grazie al suo Spirit Rush. Entrambi, sia il top laner che la di carry avversario, è partito c'è su Kog'Maw, che cerca comunque di avere danni. La zona da parte di Kog'Maw, se ne accorge Koji, ucciso di W. Ace, no Ace, scusate, Nautilus è ancora vivo, riesce a recollare grazie al buff del Baron, ma qui i minion sono in push sotto le torri del Nexus e credo di aver capito come è andato a finire il game. Wow, stavo per dire prima, non so come potrei finire questo game, ma in 3 minuti a quanto pare. Intanto guardate Nautilus, che danni che fa, nonostante sia buildato completamente tank. È andato con una ultimate, un paio di basic e l'ignite, togliere molti HP di posizione. Guardate, Benz che va aggressivo, credendo di non prendere danni, ma invece ne prende, ma la seconda torre Nexus cade, Nautilus cade, Ace per il team Inferno, tutti con un HP, ma prima vittoria di questa sera. Ti dovresti preparare tipo gli effetti sonori, qualche artificio, applausi. Tipo, ah sì, tipo. Visto che effetto speciale, madonna, proprio. Mechanics. Ok, sto switchando overlay un attimo. La webcam perché è nera. Ok, ci siamo. Secondo me vincono adesso, infatti. Ok, primo game andato per Team Inferno che si ritrova. Ah, guardiamo un po' i gold globali. Jinx ha più gol di tutti, seguita da Counter. Comunque Jinx, se chi ha a disposizione 40 minion in più, ci sta per 300 gol in più. Anzi, 300 sono anche un po' pochini, visto che sono assicurati due Baron. Racconta due barzellette sui napoletani. No, non so le barzellette, mi dispiace. Oh, cazzo, siamo a 98. Merda. Tra poco mi sa che mi toccherà fare un Mosica. Vado a chiamare i miei amici.
No, 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 non andate a chiamare gli amici, no, ragazzi. No, comunque. Sì, andiamo a fare gli Cioè, amici. diciamo che la tua webcam ogni tanto si vede male. Ogni tanto si vede come una webcam 4K. Ogni tanto lagga vedendosi bene, ogni tanto lagga vedendosi male. Non lo so che cazzo succede ogni tanto. Ragazzi, ne approfitto visto che loro fanno una piccola pausa. Hanno detto, intanto guardiamo, faccio vedere un attimo i danni. Come potete immaginare, questo Kog'Maw top damage, seguito poi da in successione Koji 0 e counter, proprio una bella scaletta. E nulla, se devi andare un attimo a bere, fare quello che ti pare, ci abbiamo penso 5 minuti di pausa, io pure vado un attimo a prendere una bottiglia d'acqua, proprio torno tra 30 secondi, ragazzuoli. Intanto metto un attimo la schermata del team. Così. Ok. Io 30 secondi vado a prendere l'acqua e torno. Rieccoci. Come posso fare per avere i capelli come Muffin? Ah, ragazzi, vedete, questi i miei capelli. Dovete sapere, la pettinatura così è fatta, ovvero tu esci dalla doccia, ti metti a testa in giù, prendi il phon, li asciughi al volo in modo che ti rimangano sparati e poi ci metti le cuffie sopra. Bam! Perfetto, e sei pronto per la serata. Se Ah. Quanto stai come aggi... volete qualche cosa, raga, degli amici sono arrivati a dodarmi per le battute, le barzellette idiote che facevo. allora se sai fare delle barzellette, delle battute, raccontacele. Proprio riesco a non parlare di te, guarda, sexy papi, parla di... No, quello no, va più in striscia. E si esce a fare schifo, minchia figa cotoletta, tabe, porco Giuda. Il biondo ossigenato? No, ragazzi, non sono ossigenato, sono naturali. Ma cos'è queste domande? Io boh, sembra di essere stalkerato. Ci sta, minchia, se non vieni stalkerato sei un coglione. Perché, minchia, lo stalking è l'emblema. Basta, basta fare il cazzone, già lo faccio abbastanza durante la partita. Però apriamo la chat perché è divertente. Date il tempo di Comunque, ambientarsi, figli miei, bravissimo. Giustamente, grazie Sir, grazie lì. se Scusa, potevo dimmi. seguire la partita, avrei fatto di più. Esatto, per chi magari è entrato adesso non poteva seguire la partita poretta perché ha iniziato ad aggiornare LOL da tipo un'ora e passa ed è ancora al... Che percentuale? 26%. Oh, the god! No, c'è uno che si chiama Cotoletta, no, no, bellissimo. Comunque volevo ringraziare Ale, il nostro Sirbone, che ha detto date il tempo di ambientarti, giustamente io... L'ho dato per scontato, tra virgolette. Ma Lezzi è la prima sera che è comunque qua. Io non so se c'è qualcuno che seguì i vecchi streaming circa di 2 o 3 mesi fa. Che dopo ci sono state queste pause, sia per colpa mia che sono stato 1 mese fuori dal mondo per vari problemi, sia perché team, bene o male, ci ho avuto un attimo di refresh. E adesso però siamo tornati e ci impegneremo a streamare tutti i mercoledì sera sicuramente. E in più anche un giorno tra il martedì pomeriggio e domenica pomeriggio, che se Lezzi non potrà, troverò qualche altro Kashterz. Gioca a Però a 1000 di me veniva ping. sempre di sfiga, perché ogni volta che c'è una cosa seria sull'all, Tu devi c'è un sondaggio aggiornare. e nessuno mi avvisa. Purtroppo sono 3 giorni che non vado al lavoro, quindi non sapevo nemmeno. Cioè, Perché lei se sapevo l'avrei dite, messo a 3 giorni che non va al lavoro, qui non avrà fatto un cazzo, no, vi confermo io che mi ha mandato delle foto con le mani tutte piene di vernice che stava stuccando cose, non lo so. È una specie di nuovo movimento che sta prendendo piega nella mia città. Ovvero, stuccare case? Rimbiancare casa. Ah, beh.
No, io, cioè, rimbiancare casa a me sarebbe un suicidio perché io in camera ho una parete verde, una gialla, una bianca, una blu e una celeste. Quindi, tipo, se mi dici ti imbianco casa, ti dico no, ti prego, non lo fare. Basti dell'Eno Show a spammare hashtag free capo. Non siamo nello stream di capo e poi ormai puoi tranquillamente saperlo che da 30 giorni tornerà a streamare. Quindi, unlucky, unlucky. Che bello imbiancare. Minchia, mi sono reso conto adesso il doppio senso che ho tirato. Sai le robe che. Oddio, non l'avessi mai fatto. Porco due. Tira un po' le palle entrano nel tuo campo. Ma Belze, sei un troll, giuro. Ah, Belze, adesso se stai ascoltando ti dico una cosa. Prossimo game, se prendi Nar, fammi una ulti da 5 persone o ti giuro vengo a casa e ti preparo la carbonara più brutta che tu abbia mai mangiato. Potete bannare Belze, mi sento offeso. No, non posso perché è un player. Però posso bannarmi da solo. Scusate, eh. Counter la smetti? Basta trollare. Dove acqua? Cioè, già c'è gente che lo chiede in continuazione. Non anche te, per favore. Oh, bella, torno su. Grazie, la dico non ti perdere voglio bene anch'io. Ok, perché io ho risucciato TS nonostante sono su Skype con te? Boh, vabbè. niente. Ma c'è cosa da te Sono andato a. Non devo ridere a queste cose che sennò pensano che. Panico. Mague e Akkab non erano i main jungler. Un tempo c'era. Allora, raccontiamo tutta la storia. Un tempo gli Inferno Esports erano composti da Vanez top, Agua jungler, Dottor Matt mid, Bonnie AD Carry che ha la support. Adesso quel team Inferno si è tramutato in questo team Inferno. Cioè, Inferno Esports è la multigaming, il team è sempre quello. Diciamo che come vedete che i player LCS cambiano squadra, ovvero Rekkles ha fatto Fnatic e Elements Fnatic, come chiunque altro player potrei fare migliaia di esempi, anche il Team Inferno ha cambiato roster, appunto. Italian Dog, lo Smurf Italian God, sì, credo di sì. Dov'è che Ala? Eccolo, la storia degli inferni. La storia dell'inferno. Sono un bacino per delle case napoletane. Mi vergogno di dirlo. No, no, adesso, minchia, hai tirato fuori la barzelletta e la dici. Ok, pronti? Vai, vai, vai. Aspetta, 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 aspetta. Devo preparare il cappello da barzelletta. Ok. Posso andare? Aspetta, aspetta, no, 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 no. Ferma. Ok, puoi andare. Vorrei dirlo un po' in dialetto, solo che ho paura di confondere l'abruzzese con il napoletano. LOL, no aspetta, ho messo malissimo il cappello. Assicuro mi essere in piazza. Ok, vai, dillo, provaci, provaci. Allora, un napoletano stava andando in macchina e gli passa un cinesino davanti. Un napoletano stava andando così veloce che ha investito il cinesino. Allora arriva il poliziotto e dice: "Ehi, ma non lo vedi che lo ha investito? Perché non ti sei fermato?" E la napoletana non gli risponde: "Figurati, non mi fermo al rosso, figurati al giallo." Ah, mamma mia! Pizza, pasta, mandolino! Ok, no, ragazzi, non ha fatto ridere. Lo devo dire, mi sento. Non ha fatto ridere, però ci ha provato. A me non ha avuto le palle di farlo. Oh, che cazzo. Dovevi cantare. No, non l'ho mai. Ho detto non canto. Però se arriviamo a 100 viewers fissi faccio MOSECA! Che ho appena fatto volendo, però lo faccio con più enfasi. Ciao Maria, io esco. Bra, cotoletto infatti. Vabbè, ciao ragazzi, esco anch'io. Se ne è andato. Fuki, aiutami tu. Ok, rieccomi.
Mi sono messo il cappello da bevuta, guardate che figata, ragazzi. Quello per riportare le lattine di Papi, birra. papi, papi, Dimmi. sei un esperto di ragù alla bolognese? So fare il ragù, ma al bolognese non so cosa. Come cosa cambi dal ragù normale. Minchia, pancetta Niente. affumicata, hai vinto tutto proprio. Pensavo che fossi un ragù. Cosa? Niente, sai Non ho. quando... Minchia. Sai, Il panico. il guru. Va bene, va bene. Vabbè, Non ho. lo No, stai. Fortuna che hai laggato nel momento della battuta perché potrei mettermi a piangere. E dai, sono di nuovo in coda. Guarda il lato positivo. Te da quanto c'hai l'aggiornamento? 33%, va a finire fra poco, quindi per un secondo. 33% vuol dire che puoi finire tra un minuto, che puoi finire tra un giorno. Esatto. Intanto blocca la cosa lì azzurra. Cioè, sapevo come faceva una partita Erson tutto sto tempo. Minchia, partite. Vedi, la prossima volta se magari c'è tipo 10 minuti di pausa, invece di fare la classica pausa a cazzeggio, facciamo io contro te su Hearthstone. Ci sta, ci sta. Ah no, però è uno streaming di League of Legends. Facciamo uno contro uno su Non fa LOL. niente. Oh no. 100 viewers fuori il culo. No, 100 viewers fuori il culo te lo scordi. Però, scusate, ma gioca Agua? Sì. Sì, gioca Agua, va bene? Gioca Agua, Dio buono, basta. Un trauma, un ginocchio. Oddio, 98, oh no. Il problema è che se metto a urlare musica viene qua mia madre, mi sa che mi prende per pazzo. Cioè, mi prende per pazzo comunque. Però se lo faccio mi prende pure più per pazzo. No, vabbè, cioè Lezzi fai schifo. Che barzellette sono? No, no, non va bene. Ah, ragazzi, per chi non l'avesse capito, Chevrar 87 è Lezzi. Quindi flammatela quanto volete, perché questa battuta, cioè, No, no. abbiamo mano tritato, per Adesso per favore. punizione, come ha scritto Odanur, esci i gomiti. Kappa. Non so. Vabbè, fotopiedi, eccolo, counter. Dio buono. Non devi startare la coda, counter. Perché sei uscito? Dai, vai in game, devi carriare. Sono contenta di quello che ti infondo, dammi. Sì, vabbè, tranquilla, minchia figa cotoletta. Non siamo qui per fare i fighi, siamo qui per castare League of Legends. Io. Però questo la devo dire. Dillo. Un mafioso chiede il pizzo a un agricoltore. Aspetta, Tira fuori parla piano che stai laggando. Un mafioso chiede il pizzo il grano. Chiede il all'agricoltore. pizzo all'agricoltore. Ok. Tira fuori il grano. Mercoledì Ecco. prossimo non ci Ciao vengo più. ragazzi, io chiudo lo streaming, vado a suicidarmi. Bella. No, Bonnie fa il coach o gioca? No, Bonnie non fa né il coach né gioca. Adesso, se non sbaglio, dovrebbe giocare in un altro team non italiano. Promiscue sono io, ragazzi. Semplice. Non ve l'ho mai detto perché non mi sembrava il caso. Promiscue sono io. Quando ho un problema, chiedo sempre al palazzo e lui ha un piano. Ecco. Le tue battute hanno scatenato il delirio generale. Dico cotoletta a caso, cotoletta perché tutti i milanesi fanno sempre oh, minchia figa, minchia minchia, quindi la cotoletta alla milanese è minchia figa cotoletta. Proprio io. Ok, basta, mi vado a piangere per me stesso, sono una persona orribile. Ok, Champion Select per i ragazzi. Forse Oh, ma cosa c'è? Quindi lo mettete barzelletto? è meglio così. Sì, ti piacciono le Shever, sei in melodie? una navicella spaziale. Non ci avevo fatto caso. Sì, Astropol, il quadro di Kittering. Se vuoi te lo faccio vedere un po' più da vicino facendo così. Quello Sotto le maniche là, larghe, sì. tipo... Ok, fatto. Minchia, adesso non riuscirò mai a rimettere la Minchia, webcam nel suo. bordello a pecora nuova. Minchia, bordello.
Come configurare Internet Explorer? Ma scordatelo che userò Internet Explorer, non mai nella vita. L'8% Vabbè, Lady Jungle la prima ha rimane. trollato, non aveva finito di caricare, Minchia insomma. bordello, pecora 91. Cosa fanno 12 eschimesi in eschianno? Tizia, io ti vengo sotto casa se continui a fare queste battute, ti avverto. Lo so dove abiti, quindi occhio. I vecchi nomi dei nuovi infi, cioè come si chiamano? Ah, Lazu sarebbe Zero, cioè Inferno Zero, questo che vedete qua, sarebbe Dottor Lazuriel. Zavid è Zavid. Koji sarebbe Iun. E poi Counter sarebbe Countershock. E Belze è Belze. Non c'è molto da dire su Belze. È Belze. Papi, dopo mi saluti Non Agua. ce la Agua non batteremo. lo. Agua non lo conosco, Tweet. Mi dispiace. Te no, perché ti chiamo Tweet? Ti chiami Teft? Vabbè, scusa. Comunque, no, non lo conosco. Mi dispiace. Poi, probabilmente mi stai trollando. Ma in questo momento non sono in grado di capirlo. Una TV al mare va in onda, sposo le scale e saliva. Dai, facciamo una partita assieme su LOL. Ci sta, tizia, minchia. Quanto sta l'aggiornamento? Ah, amen. No, a me stesso me lo chiedo. 51%. Niente, sono i ragazzi del mio team che stasera non hanno giocato perché hanno problemi a trovare un Ma se support. saliamo, questa è Cotoletta, questa è vecchia. Poi, ma sei di origini straniere? No. Sono nato e cresciuto in Ancona. E vivo tuttora ad Ancona. Sai che il mare è sporchissimo da Ancona. No, non è vero. Sì, che è Dipende. vero. Se vai dietro al porto, sì. Ma Bez è quello famoso del GF13? No, del GF14, Italiano Show. Daniele Cheng che spa. No, adesso inizia lo spam di K. Ripeti i nomi, please. Allora, adesso ve li scrivo. 0 uguale. Dov'è l'uguale? Oh merda. Aladino va KO durante il rissa. È andato al tappeto con un calcio volante. Da Miami, occhi azzurri, biondo, sembro un surfista. No, ragazzi, l'unica roba che faccio simile allo skate, simile al surf, ho iniziato ad andare in skate 2 settimane fa, ma sono una pippa colossale. Quante volte sei caduto? Una sola, però quando sono caduto mi è uscita la spalla. Ed era lunedì scorso. Unlucky. Molto. Perciò così legato a Belgio. Chi mi manca? Chi è che non ho scritto? Ah, beh, vabbè, Belze è uguale a Belze, quindi adesso lo scrivo. Ok, ragazzi, sto scrivendo. Ecco i nomi di quel. Zero sarebbe Lazare, Yun sarebbe Koji, Counter sarebbe Counter, Zavi, Zavi, basta. Shever, vogliamo un'altra puntata di 3 minuti unanime. Mi sono perso qualcosa? Non Chi è che ha bannato Daniele Cheng? No, non si fa così. abbiamo parlato perché non me l'hai mai chiesto Lello, c'hai ragione. della mia specie di rubrica di recensioni degli anime. Mazzere, Lazuriel, basta, basta, vi prego. C'era un maialino che si trovava su una pozzanghera di fango e le cose sono venute troppo sporche. Ma Koji chi è sto cazzo, Teft? Sto cazzo, mannaggia a te. Infatti, Pengherino, non so chi ti ha bannato, ti ho sbannato subito. Te sei il Papins del torneo macerato un po' di tempo fa. Seasworn, sono io. Siete delle scimmiette. Ha parlato l'Unlucky Bells. Ma chi è che ha bannato minchia bordello pecora? No, mi sta facendo paccare queste domande. No, non sono omosessuale comunque. No. Ragazzi, non bannata nessuna chat, ci penso io a mantenerla clean. Minchia, quanto dura sta Champion Select? Un giorno c'era un coniglio che respirava da culo, un giorno si sedette e morì. Non vale più di ogni cazzo di battuta, e loro, e tu soprattutto, fai Cosa? muso per quelle cazzo.
Niente, non è giusto. Alla. Unlucky. Eh sì, ricordo anch'io Sworn, quei bellissimi momenti. È da quel famoso torneo di Macerata che poi ho iniziato a castare. Buoni, state buoni, va bene. Ok, sono in game, possiamo entrare in Champion Select. No, mi sono scordato di chiedere i ban, vabbè, dopo glieli chiederò. Allora. Ma se vai in campionato non te li fa vedere. Cosa? No, non me li fa Se vai vedere. in Mi dice il staffetta ban. non te li fa No, mi vedere. dice Banned Champion e è vuoto. Comunque, Belze va per una Lulu top lane. Interessante. Oh, incredibile! Il game prima ho detto non vedo da 2 mesi e mezzo Sejuani perché perma bannata. Adesso chi non è bannata? Sejuani. E zero la piccata, giustamente. Mid lane Koji va con Jayce, con Exhaust. Interessante questa scelta per evitare probabilmente il burst di Orianna a livello 6. E bot lane abbiamo Zavid Counter con Thresh Jinx. Team avversario che si ritrova un Jax top lane. Anche lui non lo vedo da molto. Però, cioè, comunque Jax è un signor top laner. Soprattutto quando si mette a split pushare come un dannato con il buff all'attack speed che dà la passiva della ultimate. Gragas jungler, perché Gragas jungler l'abbiamo spiegato prima. Orianna mid che dando la palla a un Gragas o un Jax che salta addosso come vogliono può fare tantissimi danni in un eventuale teamfight. E Bard Lucian bot lane. Io non voglio spendere parole per Bard perché le mie opinioni sono completamente sbagliate e diverse da quelle reali, però a me Bard fa schifo. Io lo odio come champion, secondo me è ingiocabile. Ma perché gioca Bezzy di New Era, mica Ravanithon? Madonna, te ti giuro, ti tamo. Fede, se solo camperare mid non si merita niente, ma te New Era. Ma tra quanti secoli facciamo il frago? Facciamo 8. Sta schizzando. Quando i script saranno accettati? Asd. Possiamo puntualizzare che ha fatto il challenger con la nuova season, tutti i rework del passaggio tra Sumera, tra la vecchia giungla e la nuova giungla. Eh sì, è stato un cambiamento molto grosso. Comunque a me piace. Cioè, io all'inizio da main jungler ero sempre no, che schifo, no, che brutto, no, che invece adesso mi sta gasando un casino perché hai molta più varietà. Cioè, tu puoi giocare lo stesso champion in tanti modi diversi in base a che item da jungler scegli di prendere. Era comunque difficile, ma quando ho inserito il doppio smite, allora è diventata veramente una passeggiata. È da tenere d'occhio comunque, quando ci sono vicini, drago, magari anche il gank, ti tiene lo smite. Eh sì. E Ma poi comunque una ricordiamo salvezza. anche i cambiamenti del drago e del Baron all'inizio di Season 5. Comunque il drago prima dava gold globali, ora dà buff cumulabili. Il Baron prima dava solo e soltanto un buff a se stessi, adesso invece buffa anche i minion nelle vicinanze. Cioè, è cambiato. La Season 4 e Season 5 sono stati dei cambiamenti veramente radicali, come da Season 3 a Season 4, perché per chi giocava in Season 3 si ricorda benissimo che le pink non avevano 6 hit, ma erano delle comunissime ward. Solo erano appunto invisibili, però spottavano a loro volta delle cose invisibili. Cioè, poi con l'inserimento. Ci sono stati molti cambiamenti negli ultimi anni di League of Legends. E secondo me. Scusate, e secondo me la maggior parte di questi sono anche positivi. Ok, adesso si dovrebbe caricare a breve. Perfetto. Stanno un po' trollando in chat. No, Ti davvero? Quello conviene che stanno tenere. facendo a sé? Vabbè, sì, ragazzi, per favore, non scrivete, cioè, basta. Cioè, l'inferno sono questi 5 che vedete. Agua, tutti quegli altri che vedete, che avete visto, erano i vecchi inferno, punto. Per favore. Grazie. Precisa che adesso zero è l'azzurro e non è acqua. Ma Agua si è sempre chiamato Agua, non è mai stato zero. Cioè, ragazzi, c'è un limite a tutto, siamo quasi un centinaio, immaginate se ognuno trollasse. Sì, state trollando più o meno tutti quanti. Sì, Daniele, è pronta la pasta. Pozzetta come item Moldy the Challenger K. Ok, il game sta startando. A quanto sei? Della patch? 74. Ok ragazzi, forse per questo game possiamo avere la jungler che casta finalmente. Anch'io sono ansioso di sentirla. Perché non so se adesso lo spoilerò un pochino. Chiedono quali sono gli obiettivi dell'inferno in questa season.
Che ci sai dire? Sei puntato. Dopo non chiedete perché non parlo mai. Ok, rieccomi. Chiudi la porta, per favore. Ok, scusate, ho avuto un camera invade. Cos'è che stai dicendo? Ah, sì, vista. Intanto si prende una botte già da pre-livello, da livello 1. Però rischia Koji qua, in questo frangente. Vediamo se sarà così da flashare. Sì, lo è, per evitare lo stun. È un po' rischioso questo. Intanto sta arrivando Zavid, vediamo se grabberà qualcuno sotto torre. No, grab doggiato. Belli questi fight livello 1, sono sempre emozionanti. Nulla di fatto se non un flash utilizzato per Koji. Comunque dicevo, quando tipo... Dicevo, quando ho scritto alla nostra cara amica Lezzi qua, se voleva casare, ho detto dai, vieni un attimo così, diciamo, senza streamare niente, ci abituiamo un attimino a non parlarci sopra. Lei ha fatto, ma mi vergogno. E infatti adesso secondo me ha inventato la scusa del client apposta per non far nulla. O mi sbaglio? 82, 82. No, ma ti faccio vedere se vuoi, eh. No, sto scherzando, sto scherzando. No, guarda. Anche un basic attack comincia a gridare. Vedi se si vede che mi stai a fare. Vabbè, dai, ci siamo, sistemati champion, sì. Vediamo, già scelta interessante a parte di Koji che è andato con le maestrie utility perché vediamo i biscotti nell'inventario. Non lo so, ma io su una Ditendo non ho dovuto utilizzare quasi mai le rune, le maestrie utility. Ovviamente io ragazzi sono semplicemente, alzo le mani perché sono semplicemente un gold, non ne capisco e non aspiro mai a capire quanto loro di League of Legends. Se l'ha fatto c'è sicuramente un motivo che io ancora non ho capito. Il livello 2 è fatto prima dalla botte di Team Inferno, costretto barra avversario a flashare dopo il flay da parte di Zavid. E nulla, ha sfruttato benissimo questo vantaggio di Exp anche se per poco tempo perché sono di subito ad ingaggiare e far bannare la Sam. Intanto Jax va super aggressivo visto che ha fatto il livello 2 prima del nostro Bez e continua ad attaccare, si prende un hit dalla torre ma porta comunque abbastanza danni questo Jax che è startato da... Sì, non ha TP, non me ne sono accorto, scusate, è startato da un campo della giungla, probabilmente i lupi, per tornare in lane con molte più pozioni. Scusate se non l'ho detto, ma non me ne ero completamente accorto. Jax che continua ad andare all'in su questo Benze che non può nulla se non scudarsi, visto che a livello 2 ancora non ha possibilità di polimorfare, di trasformare in un pelosino, come dice proprio la spell, di trasformare in un pelosino in champion avversario. I drammi jungler che cercano di assicurarsi il Giorgio. Vediamo chi ne uscirà vittoria. Gragas va, non vuole il Giorgio, vuole il champion. Gragas però costretto a flashare sotto i danni che stavano per arrivare di Koji. First blood da parte di Zero, che si è andato a si è trovato in una situazione inizialmente di svantaggio. Poi Gragas ha visto la palla di Jayce arrivare, è stato costretto a flashare. Lì ha perso l'attimo per poter danneggiare. Intanto trade botlino, Zap missato da parte di Counter. Non riesce ad apportare i danni necessari per uccidere Lucian. E nulla di fatto se non 500 gold di vantaggio per l'inferno adesso come adesso. Ottimo. Ragazzi, trattenete il fiato, sto al 92%. Grande. Intanto ancora ennesimo trade bot lane dove entrambe vanno super aggressive. E adesso Benze con livello 4 a disposizione può pensare di dar molto più fastidio a Jug di quello che hai dato fino adesso. Vediamo come lui riesce a tenere bene la sua. Sì, scusate se mi schiarisco la voce, ma mi si sta bloccando. Intanto ennesimo tentativo di engage da parte di Jax su Lulu che fortunatamente per Belze missa lo stun. Intanto l'invade da parte di Zero, livello 3 contro livello 3. Gragas costretto a body slamare over the wall per scappare. Eccolo, 97%. salta, ennesima volta che Jax salta addosso, stavolta però riesce a prendere la kill, tradando flash per flash, Jax riesce appunto a prendere la kill e a sopravvivere quando il Gragas avversario si salva con veramente pochissimi HP grazie all'heal di Lucian arrivato provvidenzialmente. Ti è arrivato un messaggio su Facebook, Lezzi?
Quando Jax consente a mettono scappare da niente. questo Belze che cerca di prendere la Q di rimbalzo, possiamo dire, se non erro ce l'ha anche fatta, ma non aveva abbastanza danno. Tanto Koji va all'in su questo Rian che si scuda, para una buona quantità di danni proveniente da Koji. E bot lane che continuano a tirarsi botte su botte, nessuno sembra intenzionato a voler lasciare vita facile. Intanto il grab di Zavid perfetto, che è andato a predictare il movimento, trappoline connesse su questo bard, anche niente, non aveva flash a disposizione, infatti non riesce a scappare counter, prende questa kill meritata meritata per la bot lane del team Inferno, che per adesso non aveva fatto tutto in maniera impeccabile. 102 Widower. Oh cazzo. Vai. Cosa per gestire il team? Allora facciamo così, quando arrivo al 100% lo fa, ok? Cosa? Quando arrivo al 100% lo No, fai. vabbè, lo faccio quando c'è la webcam. Perché così almeno do più effetto. Comunque, botte nel team inferno che effetto il recall. E Zavil però viene stoppato da questo Lucian che l'aveva visto recollare, ha detto sì, facciamogli perdere questi 20 secondi buoni. Raga, però voglio un applauso appena mi finisce l'aggiornamento. Vai, vai. Tanto Zavid che va a Sono bloccato cercare di 90 portare volte. questo bard sotto torre per portargli danno, ma non ce la fa. Non fare pazzie, poi mi fai paura. No, è solo che prima ho detto. Ale, prima ho detto che c'è musica stile Enrico Papi e abbiamo raggiunto i 100 viewer, quindi mi tocca mantenere promesse. Intanto, invade da parte di Zero per cercare di stilare il Gromp, ma Jax arriva nel momento provvidenziale per controstilarlo, diciamo. E quindi Zero costretto a tornarsi a testa bassa nella propria giungla. Ma sta arrivando Gragas, Bodyslam che connette, no cap seguito dallo stun. Arriva Jax, non dovrebbe avere la E a propria disposizione. Vediamo se Zero cerca di fare qualcosa. Non ha il flash a disposizione, non ha neanche la Q. Non può far nulla per scappare da questo attentato. Engage da parte di Koji che va a spingere via Orianna nel momento della Shockwave. E riesce, non possiamo dire doggiargli la ultimate, però impedire Orianna di ultare. Intanto il Magical Journey di Bard un po' fuori range, e ancora ennesimo dodge da parte di Koji, che in questo momento sta giocando veramente bene con questo Jayce. Il grab a max range di Zavid tentato su questo Lucian, ma nulla di fatto per molto poco. Adesso Zavid però rischia perché ha pochi HP a sua disposizione e non ha ancora mai recollato, quindi non ha item di armor, di health o qualsiasi cosa. Attenzione, Attenzione, ho cosa? finito la giornata. Oh, attenzione, Lezzi finisce l'aggiornamento, The God applauso. Clap clap. Grazie connessione che mi hai scritto. Ecco, Sightstone Insta chiusa dal nostro Fatto la Zavid. sì. Comunque, in chat Orianna è solo Platt 1 e poi Massi che dice lei in team non è così importante, dovrebbe anche essere smurf. Questo è vero, ma io sinceramente la vedo che secondo me potrebbero giocare molto meglio 5 ragazzi Platino 1, 2, 3 che giocano da tanto insieme, piuttosto a 5 Diamond, 5, 4, 3 che non hanno mai giocato insieme. Cioè, l'elo in team conta per skill personale e tutto quanto. Certo, l'elo da solo Q in team un pochino conta, ma non così tanto quanto la maggior parte della gente crede. Ovvio che se poi mi dite, quelli degli LCS sono tutti Challenger. Sinceramente non lo so, però è ovvio ragazzi, loro stanno facendo i mondiali, è come se dici, un giocatore dell'Italia di calcio gioca in Serie C. No, è un esempio un po' banale, però va comunque fatto. Tutto per dire che l'elo da solo Q in team non conta così tanto quanto il saper giocare con i propri membri. Oh mio Dio, che cos'è questo nuovo champion? C'è me che hanno annunciato ieri, Tam Kench, mi ricordo. Tanto il grab di Zavid over the wall che va a seguirlo per lanciare anche la lanterna, ma era un bait belle buono perché c'è Gragas, doppio flash da parte potente inferno, Gragas continua il chase, Magical Journey preso da tutti i membri, è arrivato anche Jax con il TP, ultimate di Bard che va a zoniare Zavid che non si può salvare. E non hai fatto ottima rotazione da parte del team avversario che sono arrivati in 4 nella bot lane del team inferno e hanno counter ingaggiato, hanno punito anzi l'engage troppo aggressivo da parte di Zavid. E non mi ricordo come si chiama la ulti di Bard, tipo Tempered Fate, così, Tempered Fate. Vediamo se il nostro Zero tenterà un Magical Steal. No, se ne va, decide di non provarlo.
Anche perché ha visto il channeling del Magical Journey da parte di Bard. E quindi sarebbe solamente morto e forse invano. Vedi, allora Dami, sì, c'ho ragione, non so neanche tutti i challenge. Capito. Sì, non ha tempo di farsi più, giustamente. Intanto l'engage da parte di Koji, che ha cercato di flashare dietro per non accapparsi Orianna su torre. La Glacial Prison di Sejuani connette, ma non stunna per abbastanza tempo. Poi Gragas fa, diciamo, da vittima sacrificata per salvare su Midlane. Poi Bad si ritrova senza mana contro un Jax che sembra molto incazzato. L'ultimo jump, il flash di Bad, che è andato a doggiare l'auto-attack di Jax dopo che anch'essa aveva flashato. E adesso vediamo cosa tenta di fare. Il grab da parte di David, perfetto su questo Orianna. E arriva il dive ignorantissimo dopo questo grab, veramente eseguito in maniera impeccabile. Sì, 215 Inks, anche te hai ragione. Potrebbe essere errato quel platino, però. Diciamo che se è un platino che riesce a star safe, come sta facendo questo Orianna. Orianna è platino 1, Koji è o comunque era master, adesso non mi ricordo se era da solo Q. Comunque non sta perdendo di farm e Koji ha preso solamente una kill su questo Orianna, che cioè, non è che puoi dire che ha perso la lane, perché ha lo stesso identico farm, è morta solo una volta per poi un roaming di Zavid, non per una place di Koji. Quindi se tu sei un platino 1 puoi permetterti di, a quanto pare, di giocare contro un livello più alto se sai come comportarti. Come si è messa Lazy? Sto caricando la schermata. Oh, grandissima, finalmente. E ragazzi, dopo. Aspetta, guarda un attimo OBS. Dopo 1 ora e 30 minuti di live streaming, possiamo dire che finalmente riesce a. Ui, dai, di Koji. Finalmente la nostra cara amica Lady Jungle riesce a entrare a far parte dello streaming. Mi si è bloccata la schiena. Come ti sei bloccata la schiena? Prima ti si blocca il PC, adesso la schiena? No. Dovevi vedermi ieri, io stavo distrutta. Lol. Ieri sera ho rischiato di cadere proprio come un salame perché le gambe non mi Ascoltati. reggevano. Eri così stanca? Oppure Sì, ho fatto era tutto l'alcol? l'alcol? Fare in piedi, in ginocchio, in piedi, in ginocchio. No, secondo me stai dicendo così solo per scusare a te tutta l'alcol che hai bevuto e non ti reggevi più in piedi da quanto eri ubriaco. Vediamo il Tempered Fate di Bard missato sul nostro Koji, che però subisce tante di quelle botte e Kno Kapp che gli arrivano sia dall'Explosive Cask di Gragas sia dalla Shockwave di Orianna. E Koji non può dire assolutamente nulla in questa situazione se non ok, mi avete preso. Rager, non Lady Jungle sta iniziando a aspettare ora la prima partita perché c'è client in. È da un'ora e mezzo per scaricare la patch, ragazzi. Tutte voi persone normali ci avrete messo una decina di minuti, penso. Ecco, lei ci ha messo un'ora e mezzo. E adesso è più incazzata di prima perché vuole far vedere quanto vale. Intanto l'engage da parte di Zero, il bait del Magical Journey, non riescono a seguirlo. Però il Magical Journey era fatto abbastanza. Appunto, scusate, per baitare, il bait non è riuscito. Kill da parte di Zero e Zavid su Bard. Tanto arriva Bez tippizzando dietro all'ora di carry. Ultimi da parte di loro per darsi a KP bonus e Kno Kappare. Lucian fela il flash nel muro. Mamma mia, questo è pesante. Bronze time. No, ok, sto scherzando ovviamente. Però questo flash nel muro, diciamo che ha ricordato un po'. Le bronzate che si vedono in giro, che faccio anche io, io sono dell'idea che il bronzo finisce in master. Tutti possono essere, tutti siamo un po' bronzi. Infatti, i challenger sono solo dei bronzi che scriptano. Tanto, un ennesimo grab da parte di Zavid su questo Orianna, che è costretto a utilizzare la Shockwave sulla propria testa per cercare di salvarsi. Probabilmente ce la fa, a meno che non arriverà una sniperata da parte di Koji. No, miss, si tanca a 2 hit della torre, rischiando per un terzo, ma questo Orianna è stata bravissima, ha avuto la prontezza di riflessi di usare la propria Shockwave per
fino a cappare per impedire ai due membri del Team Inferno di apportare i danni necessari per ucciderla. E adesso il drago sta per spawnare. 40 secondi. Quanto ti manca? O sei, cioè, Che ne so io? sei ancora bloccato nella schermata di caricamento? Io Minchia, panico. devo cambiare città, devo cambiare paese, l'ho Devi cambiare capito. città, poi devi cambiare PC, devi cambiare connessione. E non so, devi cambiare scarpe? Vuole già che siamo, mettiamo qualcos'altro in mezzo. No, sono scalzo. Ah, ok, perfetto, Che anch'io. scrivere su. No, adesso che tu sei scalzo, tutti quanti esci i piedi. Minchia. E poi infatti non è per niente scarsa questo Rihanna. Cioè, poi solo Platuno. Bah. Il solo è abbastanza relativa come cosa, cioè Platuno comunque è un passo dal Diamond, ok, non sarà quanto Diamond alto, Challenger, Master, quello che vi pare, però Platuno per me è rispettabilissimo, cioè se io arrivassi a Platuno potrei dire ok, per me ho finito di giocare a LOL. Comunque Baron startato da parte del Team Blu, nelle mie considerazioni personali lasciamo la fine partita, Baron assicurato al Team Blu che ha due draghi di vantaggio come nel game precedente, adesso il Team Inferno si trova ad avere un cap e mezzo di vantaggio ma due draghi sotto. Possono fare la differenza i draghi. Eh sì, molta. Io mi sono accorto adesso che ho invertito gli AD carry con i support sulla schermata dei campioni, però nessuno me l'ha fatto notare, quindi vuol dire che non è un errore. Intanto arriva l'engage con la Glacia Prince di Sejuani che va a bloccare tre persone nel team avversario. La Temper Fade di Bard che va a cercare di impedire ai membri del team inferno di apportare il danno per uccidere il proprio team. Cadono tutti i membri del team avversario, anzi rimangono con pochissimi HP quando il team inferno ha avuto solo Zavid. Un 1 per 1. Se ci pensate, ma guardate Jax e Orianna con barra degli HP impercettibile. E Jax è ancora accesato dal nostro Zavid. Scusate, dal nostro Lazu. Anche detto zero. Però questo Jax non ha molte way dove andare. Addirittura un flash spostato da parte di Belze. E poi counter becca un'aggressività impressionante da parte di questo Lucian. Va, arriva Koji cattivissimo che va su Lucian. Il flash perché non ha capparo dietro. Ma il doppio heal rischia di far morire counter. Però, appunto. C'è stato il doppio heal, quindi Counter si è riuscito a salvare dopo questa play azzardatissima di Koji che ha buttato un nemico in bocca al suo ADC con pochissima vita. Però quindi alla fine sto fight si è concluso con un 3 per 1, possiamo dire. Mi fa Esci i piedi, non dovevi dire che eri scalzo, hai fatto l'errore più grosso della tua vita. Comunque, possiamo vedere. pure forse la sono diretta. No. Comunque, possiamo notare come questo, di teoria, ne è Platuno, è così cos'ha. Però, intanto, c'ha 10 minion più di Koji. Sta giocando bene perché ha fatto due ultimate buone. Non si può dire niente a questo Rihanna. Per dimostrare semplicemente che. Non per forza se un player è di elo inferiore vuol dire che suca, perché se sta safe in lane, guardate, ha farmato, non ha provato play strane, quando c'era il suo team ha fatto il suo dovere. Poi basta parlare di elo di solo Q, dai, stiamo castando rank a team. Te ancora stai caricando la partita? No, mi si è chiuso LOL. Ah, che bello i bug Esatto. splat, Però stavo pensando a quella Orianna. A sì. come faccia a rosicare che magari uno in lane è sempre passivo, eccetera. Dopo si fida malamente perché riesce a giocare in col jungler. Eh sì. Adesso vediamo un po' cosa ci riserva ancora questo game. Ci serve un body slam per flash per andare al muro e poi l'explosive cask completamente missato da parte di questo Gragas. Brutto errore per il team blu, ma si possono comunque tradare la torre perché c'è il nostro counter che pusha top e il nostro Belze che pusha bot. E probabilmente non so se riusciranno a tradare torre con torre. Sì, ce la fanno. Quindi tradano appunto torre con torre. E poi la seconda torre bot è comunque sempre una seconda torre rispetto alla prima. Sì, bravo Papiz, la seconda torre viene dopo la prima. Grazie, ho fatto un'osservazione importante. Nessuno ti corregge, te lo fai da solo. Ecco, Massi 1919.000 ha detto una cosa sensatissima. Lei ormai conta solo per rimorchiare le donne. Cioè,
Va bene, ha senso fino a un certo punto, perché non è che. Lei, spiegaci un po' questo stereotipo che le donne vanno solo con i diamond e i master, è vero? Tu che sei una donna. Penso di sì. Vabbè, Ah, ok, allora non è uno stereotipo. Ragazzi, spammate solo poi più. ci sono le eccezioni. Sì, vabbè, certo. Il Tempered Perché tu... Fate di Bard che va a bloccare Belze e Counter, entrambi beccati da Shock di Orianna, ma Belze viene wildgroundato, scusate, Counter viene wildgroundato, ma non riesce ad avere una porta di danni abbastanza per sopravvivere, per uccidere Bard, sì, ma non per sopravvivere. Belze va a sloware, ma anche lui è slowato a sua volta dalla lama del Re in rovina. Explosive Cast di Gragas che va a incappare Belze, probabilmente non abbastanza. E poi la Glacial Prison di Zero, perfetta per andare a salvare il suo top lane. Adesso però il Chase parte su di lui, vittima sacrificale. Eh sì. Forse doveva tentare una Glacial Prison senza l'utilizzo del suo dash. Devo utilizzare il Glacial Prison per stopparli e poi lasciar via. Invece ha dashato e poi ha usato la Glacial Prison. Chiedevo in chat il Diamond. Io no. Io lo dico e non me ne vergogno, sono un gold. Gold 2, però. Cioè, sto bene dove sto, mi diverto più a far normal con gli amici piuttosto che incazzarmi in solo queue. Però no, non per dire che se no sarei più alto, assolutamente, però ci sono vari stili di gioco. Chi tryharda sempre, chi invece gioca sempre a cazzo come faccio io. Yeah! Io non faccio ranked da un bel po', però anche se uno Capita trolla in prova. normal mi incazzo. Sì, no, ovvio, non sto dicendo che trollo assolutamente. Però piuttosto che logorarmi il No, vabbè, fegato nel nelle senso ranked ed prendo incazzarmi. seriamente anche le normal. Sì, no, beh, certo. Io sono l'idea che bisogna sempre vincere un game a partire da ranked team, normal, ARAM. Però diciamo che il ranked ti logora il fegato, perché se perdi, perdi quei cosi chiamati LP, che per noi giocatori di LoL stanno imponendo. Intanto il grab di Zavid su Bard, che cerca di prendere il Magical Joy, non ci riesce per il body block da parte di Zera, è costretto a flashare il muro. A flashare over the wall, non il muro, perché sennò. Se flashava il muro era rimasto lì. La sniperata di Koji su Bard. E poi l'ennesimo tentativo di engage da parte di Zavid, ma è solo, è andato a grabbare il target più grosso di tutti. È forse un po' troppo aggressivo questo Gragas, che però la situazione di 4 contro 4 in questo momento. Arriva il TP dalla top lane da parte di Belze, che si spinta per cercare su War Lucian, però si prende tutta la cooling in faccia. E Jax adesso non può far nulla se non cercare di andare su counter. E ci riesce ad arrivare, counter costretto a flashare, non è proprio disposizione. Zero va ad aiutare il proprio carry facendo peeling su quel Jax, che è costretto a beccare. E intanto Koji si fa tutto da solo, kaita le ward, dodge le skill shot. Mentre il suo team fa il Drake, vediamo se Gragas tenterà uno steal. Entra, eh sì, riesce a stilarlo il Drake. Adesso vediamo, il team Inferno sarà sicuramente arrabbiato, vorrà vendicarsi. Prima kill effettuata, Orianna che non riesce ad avere l'effetto voluto con la Shoco, è usata su Jax. E poi il Flash Glacial Prison per andare a salvare counter di zero, perfetto. Arriva il Super Mega Death Rocket che va a missare questo Lucian. Bard è tornato in fight perché era morto ed è respawnato e ritornato. Adesso il Chase continua. Adesso arriva lì al di Lucian per andare a salvare proprio Orianna. Il flash da parte di Koji che va a lastitare questo Lucian. Adesso aggressivissimo ancora. Dopo l'exo su Orianna non fa danno. Counter con il missilone finale. Non sta succedendo di tutto in questo fight. Drago stilato. Bard che ha partecipato due volte allo stesso fight. Persone morte più volte, ma 4, diciamo 5 per 1, perché considerando Bard è morto prima inizio il fight e poi sono morti gli altri 4 membri. Sono entrata in game. Ok, ora posso farmi un quadro anche della situazione. Sei riuscito ad entrare in partita? Sì. Ragazzi, un applauso. Dalla chat voglio che tutti scriviate clap, clap, Club. clap. E poi magari si presenti veramente Club. Io un attimo sto bevendo un po' d'acqua, visto che sto stiamo salendo. Intanto il grab di Zavid su questo Orianna che viene cicciata. Poi guardate i danni over the wall. Non era potenziata la spell, quindi non ha fatto abbastanza danni. Intanto Zavid che è in mezzo ai CC di Bard, che sono comunque elevatissimi. Il counter grab su questo Orianna per cercare di ritardare un po' di più la sua morte, ma non riesce a farlo abbastanza. E quindi Zavid ci saluta, ci lascia. Visto.
l'ho fatta, ma vederlo fuoco. Hai visto la prima azione della partita? Non ti senti un po' emozionata? E Intanto Gragas che viene chiuso oh, il da crit. zero, il crit, sì, è partito il crit grazie allo static e kill da parte di Counter grazie anche all'aiuto di zero, ovviamente, perché non si fa mai nulla da solo. Ah, notando la build di Sejuani si è fatta. Se l'è fatto per primo o per secondo, l'ho già tra le guardie. Non ci ho fatto caso perché no, non sono riuscito a seguire anche le build. Comunque mi sembra dopo il Raggio's Glory. Non vorrei dire una. Cioè, si è fatto prima Raggio's Glory e poi Sightstone dopo l'Eternal Jungler. Credo, eh. Non, ripeto, non vorrei dire una minchiata, però mi sembra Vabbè, sia stato così. sì, dipende dall'utilità che ne ha il team. Eh sì, in questo momento avere. Probabilmente hanno la possibilità. Intanto, zero. Per levare una pink rimane incastrato. Incastrato nel senso figurato della parola, perché si ritrova con un team intero a dargli tante di quelle mazzate che l'Explosive Cast di Gragas che va a che va ad ultare a buttare Koji in mezzo a 5 membri. Non riesco più a parlare, mi si intreccia la lingua. Però meno 2 membri per il team Inferno, dove Lasceranno qua. non lo so, non me l'aspettavo questo errore. Nella parte di Koji a fare da parte di zero, scusate, a gridare così tanto per una pink. Intanto guardate Bard costretto a usare il Magical Join da parte dei propri avversari per cercare di scappare, non ce la fa. Tentativo di steal con il grab di Zavid, non riuscito. Baron assicurato da parte del team blu. Zavid usa il suo box per cercare di rallentare i nemici, ma i danni sono troppi. Belz, vediamo se riuscirà a salvarsi dal tutto il suo VW. No, il Flash Body Slam va a stunare Kronk a parte. Arriva anche la Q di Jax. E 4 per 1 in questo team fight in favore del team avversario che passa in vantaggio di gold. Ha fatto Item Jungler, Sightstone e Regius Glory. Ok, Ora grazie, grazie Ventoso. Stavo per dire Veneto, lol, scusate. perché non lo sapete, comunque cioè adesso si usa molto fare la Sightstone sul jungler anche per avere un po' più di vita in early game e dare visione al team. Sì, soprattutto il fatto Ed è di. Sì, molto molto utile, sì. perché la gente dice, la Sightstone la fai per Dark Vision. Sì, è vero. Però sono comunque 150 HP, schifo, non fanno. Cioè, meglio avere, come dico sempre io, meglio averceli che non averci. Perché poi, vabbè, parlando di rank e team è una storia, ma in solo queue trovare gente, soprattutto a livelli bassi, diciamo, elo basso, gente che warda, è molto molto difficile. Quasi come Beh, trovare un agro, un pagliaio a volte. in solo queue a elo basso, quando io dico elo basso intendo anche il gold, non so te. Comunque Sì, pure. preferire una Sightstone rispetto a un, che ne so, una Trinity Force, beh, io in solo queue personalmente non lo farei in nessun caso, a meno che non vedo proprio che abbiamo tanto bisogno di vision. Per comunque in solo queue una Trinity Force. Io sono dell'idea che Aelo fino a Gold. Poi Platino non lo so, insomma è stato qui, non lo so. Carria più una Trinity Force che una Sightstone. Tutti potete dirmi, perché de qua? Sì, avete ragione, io sono motivi. Ma io tutti gli Aelo sotto il Gold li ho giocati e posso dire che se, per mia impressione è così. No, Jax, tentativo di engage, il Tempered Fate di Bard che va a bloccare Zavide Koji, box da parte di. Ma per esempio cercare di zonare i nemici, ma zero, nonostante sia tankoso, subisce veramente tantissimi danni. Super Mega Red Rocket non ha abbastanza danni per uccidere questo Jax che aveva utilizzato la propria ultimate per resistere un po', visto che adesso comunque c'è stato il buff all'ultimate Jax che dà più statistiche. Adesso comunque Koji ne fa abbastanza i danni, ma quarto drago a zero per il team avversario. Zavid si trova a grabbare questo Rihanna che si scura in contenzione, però il crit riesce a uccidere, si trova Koji in mezzo a tutti i nemici che riesce comunque a portare a casa la kill su Jax. E poi c'è Counter dalla backline che continua a spararmi sia a destra che a sinistra. Il flash per andare su Bard, ha partito anche l'exhaust, però lo zap viene schivato da questo Bard che va addirittura a stunnare Counter che non riesce purtroppo ad avere il reset della passiva. Il reset della passiva data da una kill o un assist. Gragas viene spottato. Probabilmente i giocatori di Inferno se lo aspettavano questo tentativo di engage a sorpresa. Bello il modo in cui hai salvato Sejuani, penso. Sei Ah sì. notato, hai aiutato.
No, ah, con lì, no, non ci avevo fatto caso, vedi? No, ero troppo preso a quello che sta succedendo nel centro del fight e quando la telecamera si blocca in un punto non riesco a vedere cosa succede. Comunque, sì, adesso che mi ci fai pensare, può darsi che l'ho intravisto, però mi era passato di mente. Vabbè, sì. E comunque, 4 draghi a 0 per il team avversario, 2K sopra, adesso è dura per il team inferno. Questa è una schivata che contro cazzi, eh sì, ha schivato proprio bene. Il vantaggio di questa Jinx è evidente, ha un stivali, no, li ha completati adesso, mi sembra, Lucian. Una Sì. lascia di spara in più, un oggetto in più. Sì, esattamente, non c'è di più, vediamo se... Eh no, no, sì, Un po' la infatti... differenza si sente. Eh sì, comunque sono 40 minion in più e 5 kill in più. I danni che fa Jinx, sia Jinx in late game in sé per sé è un hyper carry molto più consistente rispetto a Sì. quanto può essere Lucian. E poi in questo momento che ha anche il vantaggio di un item completo, che poi non è un item, diciamo, Tenendo delle conto scarpe, anche l'arto de del whisper. vantaggio che danno le skill di Jace, oltre ai danni che fa. Ah, sì. Tanto non riprendere una torre. Sì, Koji arriva con le sue palle esplosive per cercare di zonare il team avversario. Ci riesce perché mi fa esistere. Poi sta arrivando il TP di Jax nella backline. Forse un po' troppo nella backline. Il trappolino di Jinx vanno a stoppare il TP. Arriva anche il grab. La Glacial Prison ancora non riesce ad avere spazio per far fronte su più nemici. Infatti cade il nostro Zero come avendo utilizzato solo su un bersaglio disponibile. Ancora Jax che continua a cesare, va a divare di prepotenza il nostro Bez. Riescono a portare comunque a casa la kill su Jax. Super Mega Dead Rocket di Counter che va a lassitare Lucian. Double kill da parte del nostro Counter che però ha pochissimi HP a sua disposizione. Riesce comunque a connettere lo Zap. Vediamo, rischia tantissimo andando out position per tirare un Oh. missile. Infatti ace per il team blu. Interrotta la serie di uccisioni. Eh È sì. il nostro medicare. Sono sorprendente come il fatto che comunque sia la squadra blu abbia chaseato a lungo Sejuani, non siano riusciti a fare nemmeno una kill in 3v1. Eh sì. Guardate, Bard come sfrutta il suo Magical Journey per scappare, viene preso anche da Zavid, però la combo Magical Journey con la Q è troppo potente. Questo Rihanna invece se la sta giocando molto ma molto bene. E quindi vantaggio di Gold che sì, nonostante vedete una sola kill di differenza, però dalla parte del team blu c'è anche un Baron. Due torri in più e quattro draghi in più e sono 6k di gol di distanza. Tanto Zavid che per togliere una ward rimane un po' troppo deep. Questo Jax salta anche i muri e kill uno contro uno abbastanza facile per questo Jax. Che gioco si starà facendo non Jinx? Non guardi? Quicksilver. Aspetta, si fa con quello il Quicksilver, mica mi ricordo, sai? Allora sì. Non gioco mai di carry, non so, non so che esiste quell'item che tutti dicono, fatti il Quicksilver io. Ah, sì, certo. No, a parte trovate comunque, non mi ricordo se faceva con quel pezzo o con il Megatron. Comunque, Baron startato a parte il team avversario, vediamo se Zero tenterà lo steal, deve farlo, ci prova, si butta dentro. Lo steal arriva, ma da parte di Koji! Baron stilato perfettamente da parte di Koji, poi il Tempered Fate doggiato di counter. Tempered Fate di Baron doggiato da counter, che schiva anche l'Explosive Cask, non per me insomma, per la fine range di quest'ultima spell. E poi però Koji si ritrova a dover flashare sotto la shock di Orianna, ma counter ha la possibilità di comunque di far danno, visto il suo elevato range No, dei perché non ho missili. fatto? Secondo me potevano tentare il chase, infatti lo stanno facendo, però Koji è andato mille a pushare visto che è riuscito a stilare questo Baron, grazie ovviamente all'aiuto di Zero, però alla fine il Baron ha preso lui e Bez si fa trovare un po' troppo deep e viene barstato malissimo dai danni di questo Rihanna. Jinx ha smesso di attaccare a un certo punto quando avrebbe potuto farsi, non dico una tripla, ma una doppia facilmente. Con i suoi danni, Eh sì. Awe. BCRM, i caster siamo io che sono Papins e lei che è... Come ti chiami? Le jungler.
no, te l'ho chiesto per vedere se, se te lo ricordavi. Se mi cercano, che ne so, da altre parti mi chiamo Sharon, tanto certo. Andate, vediamo l'engage, scusate, interrompo l'engage da parte. Non so se è stato un engage del team inferno o del team avversario. Comunque vediamo cadere Zavis e Danny, questo Lucian che ha una qualità di lifesteal allucinante ed è riuscito con pochissimi HP. Guardate come si refulla sul Giorgio. Infatti mancava solamente un Basic, ma Counter ha preferito non tirare quel Basic per salvare Licia. E qui quinto drago per il team avversario. E adesso è veramente dura. Il Credo flash che stiano shockwave da facendo parte di Orianna che va a meltare questo Koji che nonostante non era per niente deep, però si è trovato un Orianna che quando ti flasha in faccia, minchia se sono dai, dato il Magical Journey di Bard che va addirittura per schivare una torre. Ecco adesso il team avversario che si permette di pushare come se non ci fosse un domani questa torre dell'inibitore con inibitore, e Gragas va a tankare qualsiasi cosa anche con l'aiuto dello shield dato da Padre Arena, il body slam su Sejuani non seguito dall'explosive cask, poi the calling di Lucian tutta in faccia al nostro Belze che va a cadere sotto i danni di questo team blu che ormai con due inibitori fatti, 5 membri in base avversaria, potrebbe anche tentare il push del Nexus. Vediamo che invece decide di beccare. Zero zonato dal body slam. Zavid invece si ritrova a dover flashare di Jax, che però slova in continuazione. Jax uccide Zavid senza apparente difficoltà. E adesso sì che possono pushare queste torri del Nexus. Ha mancato Luke. Eh sì, ha mancato il finale, ma se Non non arriva. credo avrebbe cambiato il suo di quel fight. Intanto Zero che si ritrova di nuovo in mezzo agli avversari per cercare di prendere tempo, ma viene solamente barstato dai danni di questo quinto drago che, ricordiamo, oltre a raddoppiare tutti i buff aggiunge anche 150 di true damage ad ogni basic attack. E nulla di fatto per il team Inferno che va a perdere questo secondo game di questa serata. Faranno un'altra. Per Adesso glielo chiedo. Non lo so, comunque le favore. 11. Sono le 11, adesso sentiamo. Non ho fatto una all'inizio. Vorresti fare una completa, eh? Irri è la cosa più interessante. Dopo c'è più da dire, più da spiegare. Aspetta che devo switchare per lei. Merda, mi stavo scordando. Ok. Ci siamo? Sì, perfetto. Ah, scusate un attimo, ragazzi, vado un secondo. Ah, qui che devo fare una telefonata che dei miei amici dovevano arrivare a casa mia un'ora fa, però non vorrei che si sono persi. Adesso faccio un attimo una telefonata molto veloce. Intrattieni tu con le tue fantastiche barzellette adesso che non posso sentirle. Ditemi, volete le barzellette? Su che cosa? Se le fa togliere sta rapida. Date voce in chat. Rispondere su. Ok, l'imbianchino non crede ai suoi occhi. È rimasto di stucco. Ok, rieccomi. Senti questa, la pressione atmosferica in un bar. Continua. Non lo sai? Questa è fisica. La pressione atmosferica si misura in bar, ma cosa c'entra la pressione atmosferica in un bar? Circa un bar. Ah, ok, e dove l'hai letto, scusa? Allora, una barzelletta, non da più.
Ok, queste me le scrivo. Hanno vinto o perso, ma Mario Loco questo game lo hanno perso. Il primo l'hanno vinto, questo l'hanno perso. Adesso non ho capito, ho scritto Bezze, ma ne fate un altro, staccate e Bezze non risponde, quindi scrivo counter. Il cono Quindi il blu nuovo Champions è un support. dipende dai punti di vista. Io ancora non mi esprimo perché vorrei conoscerlo meglio, però la gente dice per alcuni è un top laner, per alcuni è un support, quindi boh. L'hanno dichiarato support, sto vedendo. Bicio de drop, non so chi, se stai seguendo streaming, bella. Futando. Che Red ha scritto continuiamo, quindi ci saranno per un altro game.